Bene, possiamo incominciare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar, qual è il ruolo della cooperazione per l'empowerment delle donne migranti lavoratrici domestiche. Sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI, uno dei partner di questo progetto. E innanzitutto desidero ringraziare appunto tutte le persone che oggi si sono collegate per ascoltarci, in modo particolare ai relatori, le persone che hanno accettato di partecipare a questo evento, dibattito, che, come dice il titolo, si incentra su un tema forse poco conosciuto, ma che riguarda milioni di donne, che è il tema appunto delle donne lavoratrici migranti, e nello specifico delle domestic workers, che sono una categoria di donne lavoratrici migranti particolarmente vulnerabile, particolarmente soggetta molto spesso a discriminazioni e insomma, situazioni di sfruttamento. Il CESPI ha svolto in questo progetto un lavoro di ricerca che si è svolto sia sul lato del Libano che sul lato dell'Etiopia, perché il caso che è stato preso in esame è stato proprio il caso Etiopia-Libano. E la giornata di oggi vuole un po' presentare quella che è la sintesi di questi due paper. Ponendosi essenzialmente una domanda di fondo, e cioè qual è il ruolo della cooperazione allo sviluppo rispetto a una tematica così importante e centrale con riferimento al numero di persone coinvolte. È chiaro che tutta la ricerca che il CESPI ha svolto è stata realizzata in una situazione pre-Covid e anche in una situazione politica, economica che poi appunto nel Libano è completamente degenerata, però al di là del caso specifico che ha messo in evidenza proprio la drammaticità della situazione di queste donne migranti, il tema è ben più ampio e ha a che fare appunto con la mobilità e il lavoro delle donne, soprattutto rispetto ad alcune aree del mondo. Dicevo appunto che l'intenzione un po' della giornata è anche quella appunto di provare a fare una riflessione più ampia rispetto a questo tema, al ruolo, e saranno con noi sia l'OIM che l'ILO, quindi il ruolo che le organizzazioni internazionali e sul lato governativo può essere fatto in termini normativi, in termini di advocacy, ma anche il ruolo centrale che può essere svolto dalla società civile, quindi l'associazionismo delle donne, ma in generale la società civile dei paesi, all'interno di un connubio che è sempre più necessario, cioè solo agendo su entrambi i fronti e mettendo in comunicazione questi due fronti che è possibile, forse è possibile riuscire a essere efficaci in un'azione di questo tipo. E questo è uno dei temi, appunto, del dibattito, della riflessione di oggi rispetto appunto a quello che la cooperazione allo sviluppo di un paese come l'Italia può svolgere, in parte ha svolto anche attraverso questo progetto. Con riferimento appunto a questo tema, nell'ottica anche di appunto poter contribuire attraverso questa discussione a una ulteriore discussione più ampia che si sta facendo nell'ambito della cooperazione italiana, cooperazione allo sviluppo italiana, circa le linee guida della migrazione linee guida, scusate, della cooperazione italiana sui temi della migrazione allo sviluppo, perché anche questa giornata possa essere un contributo in questa direzione. Io a questo punto mi fermerei, rinnovando davvero il ringraziamento, e passerei la parola a Alessandro Salimei, del CELIM, partner di questo progetto con cui abbiamo lavorato in questi anni. Grazie Daniele e grazie anche al CESPI per aver organizzato questo webinar che tra l'altro casca proprio quasi a chiusura del progetto in corso, l'SVMC, come avrete visto dalla nota introduttiva. Tra l'altro il progetto finirà proprio il 3 novembre di quest'anno e quindi questo webinar
credo che possa assumere la cornice anche di una serie di lezioni apprese, no, al termine di questa esperienza triennale. E vorrei ringraziare anche il CESPI soprattutto per il grande lavoro che ha fatto nell'elaborare questo studio, fondato anche su dati empirici, nonostante l'evidente criticità del contesto internazionale dovute alla pandemia. E, senz'altro, un altro ringraziamento va al finanziatore AIX, che ha avuto la voglia di darci la fiducia e di scommettere sulle potenzialità di questo progetto, che tra l'altro è un progetto bipaese, perché riguarda Libano ed Etiopia, e quindi già di per sé, per definizione, un progetto molto complesso, e lo è ancora di più trattando il settore, la questione della migrazione nella sua sottocomponente della tratta, forse la componente più drammatica della migrazione femminile, perché pone la questione, tra le altre, del trafficking che nei sistemi diciamo di migrazione tra Africa e paesi del Golfo assume tratti di illegalità, e il tema degli abusi, naturalmente. Scusate. E l'ultimo pensiero di ringraziamenti va senz'altro ai partner che compongono il partenariato, sia per il grande valore aggiunto che hanno dato, sia per la capacità intellettuale e tecnica di dare il loro contributo alla ideazione del progetto e anche alla realizzazione, senz'altro. E proprio grazie ai partner che è nato questo progetto in maniera molto snella, è stato ideato in maniera molto, come dire, quasi automatica. E in effetti, se faccio un passo indietro con la memoria e vado al 2013, CELIM aveva in essere il progetto WORD in Libano, che era stato finanziato dall'AIX relativamente alla gestione della crisi siriana, quindi con Caritas Lebanon, che era il nostro partner locale, abbiamo tuttora una serie di shelter, 7 in tutto, che servivano proprio a gestire la crisi siriana. Ma quindi questi shelter preesistevano al progetto e ospitavano, dando accoglienza e protezione, anche le migranti economiche provenienti dai paesi dell'Africa, per lo più. E allora per noi di CELIM si aprì un mondo un po' inatteso, perché non eravamo così esperti della materia, non avevamo mai analizzato il problema nella sua dimensione reale. E quel progetto, il WORD, ci diede proprio questa possibilità. E quindi vennero fuori una serie di elementi che ci stupirono. Il primo è che il Libano è una delle principali destinazioni delle lavoratrici domestiche, e il secondo è che in epoca pre-Covid i permessi di lavoro dati rilasciati dalla General Security libanese erano circa 190.000 o qualcosa in più. Il 90% di questi erano per le lavoratrici domestiche, provenienti per lo più da Africa, ma anche alcuni paesi dell'Asia. Di questi 190.000, di questo 90%, circa il 60% era per donne etiopi. E allora, sulla base di questo dato, si aprì per noi il nuovo fronte etiope. In Etiopia lavorava e lavora tuttora naturalmente CVM, con i quali siamo federati nella FOXIV, e quindi venne spontaneo mettersi a tavolo e discutere il tema, i quali già lavoravano nel settore in Etiopia con la International Domestic Worker Federation e la Chiesa Cattolica Etiope. E allora, a quel punto, avevamo già un partenariato che era fatto da 5 entità che potevano dare un forte contributo. 2 di queste erano partner locali che potevano garantire, Caritas Lebanon e la Chiesa Cattolica Etiope, che potevano garantire una forte ownership locale di quelli che poi sarebbero stati gli outcome del progetto. Ma mancano forse ancora 2 tasselli, ovvero un pizzico di esperienza internazionale su alcuni sottosettori legati ad elementi più critici della gestione, dell'accoglienza e della protezione. Uno di questi era come gestire le migranti che avevano subito abusi e, in conseguenza di questi abusi, hanno disturbi mentali. E allora abbiamo coinvolto l'Università Cattolica del Sacro Cuore, nel Dipartimento di Psicologia e nell'unità RIRES, e abbiamo coinvolto il Comune di Milano, che senz'altro ha nel suo sistema di SPRAR delle best practice su accoglienza e protezione che potevano essere introdotte sia sul lato libanese che sul lato etiope.
E così venne fuori che il progetto si riuscì a comporre di quattro componenti che toccavano un po' quasi tutti i tasselli della migrazione economica, del ciclo di migrazione economica. E, quindi partendo dal lato del paese di destinazione, il Libano, in cui si è cercato di rafforzare la componente dell'accoglienza, della protezione, ma anche dell'assistenza legale, soprattutto dell'assistenza legale, e poi lo schema del rimpatrio, del rientro sicuro per le migranti nel paese di origine, in questo caso l'Etiopia, lì il reinserimento economico e sociale, e poi tutta la componente dell'awareness e della lobby verso le istituzioni. Awareness e lobby che però nell'arco quasi di 24 ore si mutò in realtà in una stretta collaborazione con le istituzioni libanesi, etiopi, ma anche internazionali, perché è emerso molto evidente fin dal primo giorno di realizzazione del progetto, nei primi tavoli di lavoro, che non c'è alcun senso ed è totalmente inutile lavorare al di fuori, lavorare nella migrazione al di fuori di un contesto di collaborazione non solo istituzionale, ma anche intra-istituzionale. E quindi il lavoro che viene fatto fu totalmente in coordinamento con le istituzioni dei due paesi. E, vado a concludere, per non rubare tempo ai nostri relatori, con un elemento che vorrei porre sul tavolo, che riguarda il Libano, ma anche, perché noi trattiamo il lato libanese, come avrete capito, ma riguarda anche tutti i paesi del Golfo in senso allargato, e, in quanto paesi di destinazione dei flussi migratori. Non c'è nessuna chance di emancipazione per la migrante economica, così come la migrazione è imposta da oggi. E nella società libanese, ma ripeto anche in quelle del Golfo, esiste profondamente radicato nella cultura locale il concetto di possessione della migrante economica da parte della famiglia per cui lavora. Quindi è una forma di schiavitù legalizzata, perché è legalizzato il ritiro dei documenti di identità della migrante che lavora per la famiglia, da parte della famiglia stessa. E, c'è impunità sugli abusi perpetrati dai membri della famiglia sulla migrante, abusi psicologici, fisici, di qualsiasi tipo. Il sistema della kafala stessa praticamente fa sì che la migrante dipenda ed esiste nel paese in tanto quanto è sotto la protezione della famiglia. Esce dalla protezione della famiglia, diventa un immigrante illegale. Quindi è per questo che all'apertura del mio intervento ho parlato di trafficking legalizzato, che immagino sia un aspetto che verrà trattato nel corso della mattinata. E vorrei chiudere richiamando all'immagine una foto che era stata divulgata da alcune testate giornalistiche libanesi, e quando qualche mese fa, a ridosso del Covid, ci fu una manifestazione dei migranti etiopi di fronte al consolato etiope di Beirut. Una di queste migranti aveva un cartello in mano dove diceva "Workers, no slaves", che dice tutto anche sull'autoconsapevolezza che hanno i migranti rispetto alla loro situazione. Detto questo, ringrazio ancora il CESPI, ringrazio i relatori che parteciperanno e ringrazio anche i partecipanti che ascoltano il webinar, e passo la parola ad Andrea Stocchiero del CESPI. Grazie. Bene, grazie Alessandro. Io gestirò la prima parte di questo nostro incontro, e cioè quella dedicata alla presentazione dello studio da parte di Anna Ferro e poi i commenti delle nostre discussant, che naturalmente ringraziamo molto per la disponibilità, sperando anche di avere un po' di tempo per eventuali domande. Quindi passo subito la parola ad Anna, che ci illustrerà i primi risultati degli studi realizzati, che ricordo, li ricorderà Anna, uno studio realizzato in Libano, uno in Etiopia, e quindi lo studio CESPI, che ha cercato di collegare i due lati e di sviluppare l'approfondimento del tema. Grazie Anna, a te la parola. Voilà. Mi confermate che vedete lo schermo condiviso? Sì. Ok. Allora,
Bene, buongiorno a tutti e a tutte e grazie per l'opportunità di condividere con voi, come è già stato indicato nelle diverse introduzioni alla restituzione di questo studio, i risultati di un lavoro che ha visto coinvolte diverse persone, un'equipe tra l'Italia, il Libano, l'Etiopia, in particolar modo Andrea Stocchiero, Lorenzo Coslovi ed io per la parte italiana e di supervisione e poi due ricercatori nei paesi in cui sono state realizzate le attività. Tutte le introduzioni fatte finora già hanno dato diversi elementi che hanno posto anche sottolineando la gravità della situazione e le molte dimensioni della fragilità di questo contesto migratorio, che per dare alcuni dati più generali vede come nella totalità del mondo dei migranti al mondo quasi la metà, il 48%, sia composto da donne e tre quarti del lavoro domestico, le quali rappresentano tre quarti del lavoro domestico migrante, quindi c'è proprio una caratterizzazione di genere legata poi a un settore economico. E negli anni i diversi studi migratori hanno riportato la femminilizzazione di una parte dei flussi migratori, che ha portato anche diversi impatti tra il paese d'origine e il paese di destinazione, anche in termini di maggiore accesso a una domanda e opportunità di lavoro, tuttavia portandosi dietro anche un trasferimento quasi delle disuguaglianze di genere da un paese all'altro, oppure acquisendone anche di nuove disuguaglianze di genere, di classe etniche, che vengono quindi trasferite tra i paesi. Il nostro caso, quindi, come avete capito, riguarda un corridoio tra Etiopia, paese di origine, e Libano rispetto alle donne migranti domestiche, che in inglese appunto sono definite migrant domestic workers, quindi quando vedete questo acronimo ci riferiamo a loro. La ricerca appunto ha visto il coinvolgimento poi in Libano della Sages University, in Etiopia del dottor Bulti, e è fondamentalmente una ricerca qualitativa che ha visto comunque un grande coinvolgimento sul campo di interviste con donne domestiche etiopi e diversi focus group in Libano, quindi raccogliendo materiale che ha messo anche spesso le donne che hanno partecipato a questi incontri in una situazione di possibile insicurezza, poiché molte di queste parlavano di tematiche che potevano essere anche cruciali o appunto mettere in difficoltà la loro condizione nelle famiglie in cui lavoravano. Dall'altra parte, nel paese d'origine sono state intervistate donne rientrate, quindi che hanno avuto esperienze lavorative in Libano e che poi sono rientrate nel paese, alcune potenziali migranti e delle madri di donne etiopi che avevano lavorato in precedenza in Libano. Quindi l'idea è stata proprio di unire i punti di vista e raccogliere quanto più ricchezza di materiale possibile. Questo è un seminario poi che intende un po' chiudere e creare un'unione anche tra due webinar precedenti che sono stati focalizzati e poi disponibili sul sito di CESPI e quello dei partner, uno con il focus Libano e uno con il focus Etiopia. Sull'Etiopia, per chi non conosca poi il contesto di origine e il contesto migratorio, nella storia migratoria etiope ci sono diverse direttrici. Quella principale è rappresentata dalla direttrice orientale, quindi verso la penisola arabica, che raccoglie un'ampia parte dei flussi, come già Alessandro Salimei poi raccontava, e che nel corridoio soprattutto Etiopia e Libano ha visto delle presenze altissime di donne etiopi, soprattutto negli ultimi anni. La storia poi della migrazione dall'Etiopia
e verso il Libano in particolare o verso la penisola araba, unisce dei fattori di spinta e dei fattori di attrazione. Chiaramente un contesto di diffusa povertà in Etiopia è la principale causa che spinge tutte le persone a considerare un progetto migratorio. Dall'altra parte, sul caso delle donne migranti nel lavoro domestico, c'è anche una consuetudine di mandare le proprie figlie o le giovani ragazze a lavorare a servizio da altre famiglie o da parenti, quindi c'è proprio una trasposizione della consuetudine del paese verso una caratterizzazione di genere del lavoro. Il tema chiaramente della mobilità sociale, che permette alle famiglie che hanno una migrante all'estero di avere maggiori risorse per i temi della sopravvivenza e magari anche una via di fuga comunque da delle restrizioni legate al paese stesso. Dall'altra parte, i paesi della penisola arabica o del Medio Oriente rappresentano un'opportunità proprio per un nuovo canale di inserimento del lavoro femminile che si può inserire soprattutto in alcuni settori specifici e che ha rappresentato, ora il Libano non rientra più tra i paesi che attraggono lavoratori stranieri, però altri paesi avranno poi delle nuove destinazioni, diventeranno sicuramente nuove destinazioni che assorbiranno anche i flussi verso il Libano proprio per la crescita economica di questi paesi. E ancora c'è un tema proprio di status sociale che caratterizza le famiglie che possono permettersi una lavoratrice domestica, con una sorta di ranking tra le diverse nazionalità. La storia della emigrazione dall'Etiopia, che parte dagli anni 90, ha visto inizialmente un tentativo di gestione centralizzata del fenomeno che poi si è spinto invece in una dimensione pubblico-privata, con un ruolo centrale delle agenzie di reclutamento che se nell'idea iniziale, nel piano iniziale, potevano essere un canale regolato e controllato che quindi potesse fornire anche un servizio di assicurazione anche dei diritti delle migranti, dall'altra parte ha visto una prevalenza poi di canali irregolari, quindi le figure di agenzie informali, di broker che sono presenti nei diversi territori e che agiscono in modo da reclutare anche con informazioni false le persone, avvicina al tema appunto del trafficking o dello smuggling, le problematiche legate a trafficking e smuggling, anche non permettendo a chi parta di assumere sufficienti informazioni per capire poi quali saranno i contesti di destinazione. I tentativi da un punto di vista del governo etiope di arginare o di prendere delle distanze o di trovare delle soluzioni a queste situazioni ben note ci sono stati nel tempo, anche con il tentativo di inquadrare l'emigrazione attraverso degli accordi bilaterali che per esempio tra Libano ed Etiopia non sono stati firmati, quindi non sottoscrivendo degli accordi che potessero dare una sicurezza dare una sicurezza in termini di rispetto dei diritti, chiaramente fa cadere un inquadramento normativo che possa poi tutelare le persone. Un altro tema estremamente importante che riguarda appunto la debolezza del contesto normativo è l'assenza di ratifica dell'ILO Domestic Workers Convention, che sarebbe appunto un inquadramento che dovrebbe permettere invece il rispetto dei diritti delle donne lavoratrici. Quindi questo non avviene sia nella fase di reclutamento che poi nella fase di inserimento nel mercato del lavoro nel paese di destinazione. Per dare alcune misure che sono sicuramente sottostimabili rispetto al dato di realtà, si possa pensare che questi erano anche dei dati chiaramente prima del Covid e prima della situazione in cui versa oggi il Libano, che ha
ha visto poi un po' un'espulsione di tutti, diciamo, di grossa parte di flussi di migranti dall'estero. Il salario in Libano per una lavoratrice domestica è attorno ai 200 euro, che però può arrivare anche a cifre molto più alte sulla base della figura, quindi di come la lavoratrice domestica poi si ponga nel mercato del lavoro, e una larghissima parte di questo viene inviato in patria. La presenza delle donne etiopi in Libano è molto alta, tuttavia oggi i dati sarebbero probabilmente diversi. I flussi di rimesse anche, che chiaramente sottostimano una quota di flussi inviati poi attraverso altri canali informali di 384 milioni di euro, e invece proprio per la differenza tra salario in Libano e un salario in Etiopia, quando le donne migranti possano ritornare, di circa 50 euro. Quindi la motivazione a lavorare all'estero e cercare un impiego da un punto di vista economico è abbastanza evidente. Dall'altra parte, guardando al contesto libanese, come già sono state date alcune indicazioni, c'è comunque una lunga storia di mobilità umana tra Etiopia e Libano, che vede soprattutto le donne etiopi nel lavoro domestico arrivate un po' più tardi rispetto a un mercato che ha visto negli anni l'arrivo, per esempio, di donne filippine, donne nepalesi, di altre nazionalità, che hanno creato appunto una gerarchia quasi legata allo status sociale corrispondente. Quindi in questo ranking la donna filippina ha un valore molto alto per la famiglia, anche perché parla inglese, mentre tra le donne africane, che sono nella classifica molto più bassi, le etiopi sono quelle che costano molto meno. Quindi c'è addirittura un ulteriore forma di discriminazione poi nel contesto di destinazione. Il problema, uno tra i problemi principali, però il problema principale è questo sistema, appunto questo kafala system, che è un sistema che rende le donne, in questo caso le donne migranti che lavorano nel mercato della cura, un oggetto di proprietà del proprio datore di lavoro, che diventa lo sponsor, da cui c'è una totale dipendenza della donna migrante. E questo è il tema principale attorno al quale ruotano anche le maggiori pressioni di lobby e di richiesta di modifica di un sistema che scarnifica la persona di tutte le sue dotazioni invece in termini di diritti umani. Un altro punto di debolezza fortissimo è il fatto che il lavoro domestico non sia inserito nel codice del lavoro libanese, quindi non essendo lavoratrici non hanno nemmeno i diritti dei lavoratori, e questo è chiaramente un tema in origine che rende la situazione molto più complessa. Le evidenze dalla ricerca sul campo in Libano hanno comunque messo in luce una situazione che è anche abbastanza variegata su come le donne etiopi si inseriscano o siano trattate nel mercato del lavoro della cura. Quindi la grossa parte entra attraverso questo sistema di sponsorship, quindi del kafala, con un trattamento che in alcuni casi è anche positivo, nel senso non tutte le famiglie presso cui queste donne lavorano le trattano male, ma sono sicuramente private di molti diritti, mentre in molti altri casi vengono attuate vessazioni, forme di violenza psicologica ma anche fisica. E c'è chi poi fuoriesce dal sistema del kafala per una serie di motivi e lavora come freelance, quindi senza avere una copertura o avendo una copertura fittizia, e poi muovendosi nel mercato, mettendosi di fronte a molti più rischi, poiché chiaramente la situazione non è regolare, però potendo anche accedere a delle forme di compensazione in termini di reddito molto più interessanti. Un punto che è emerso per tutte le donne intervistate è proprio l'assenza di informazioni, di preparazione al contesto migratorio, quindi a partire da vivere in un paese di lingua araba, con delle culture e tradizioni anche familiari, domestiche molto diverse, che le ha messe spesso in una situazione di forte difficoltà
psicologica e culturale. La crisi recente economica, finanziaria, ma poi anche di instabilità politica ha portato il Libano ad uscire un po' dalle rotte, dalle tratte migratorie, sicuramente nel presente, probabilmente fino a che la situazione non migliorerà. Quindi il valore del reddito internamente è andato a perdersi e quindi gli stessi flussi di rimesse sono venuti a mancare. La situazione del Covid poi è stata l'ulteriore difficoltà che molte di queste donne hanno dovuto affrontare, poiché non trovando più le condizioni per lavorare spesso nelle proprie famiglie, sono rimaste spesso bloccate per i voli che non erano disponibili, oppure per il costo dei voli che nel frattempo era aumentato molto, e quindi trovandosi in una situazione di forte limbo. E tutto ciò va un po' a rafforzare l'evidenza che questo gruppo di persone viva e sia un po' protagonista di una tripla discriminazione e un triplo rischio di vulnerabilità come donne, quindi discriminazione di genere, come migranti in quanto africane anche rispetto ad altre migranti e come non lavoratrici, proprio perché non sono considerabili lavoratrici e quindi pur lavorando. Tuttavia, diciamo, un aspetto positivo è stato proprio l'identificazione di una società civile particolarmente attiva, ma con molti ostacoli che sono presenti proprio dal punto di vista del contesto normativo. Chi poi si trovi a vivere questa situazione poi spesso si trova a concluderla con dei casi che possono essere molto, molto gravi e violenti, quindi sono stati registrati e anche forse non sono sempre registrati casi di suicidio, quindi portando le persone, spesso anche sono minorenni, pur non potendo entrare, comunque sono minorenni nelle famiglie, quindi spesso sono rimaste intrappolate, spesso escono da una condizione di irregolarità, quindi uscendo dal sistema del kafala diventano a rischio per irregolarità in Libano, fuggono, cercano di abbandonare il paese, a volte sono presenti forme di rientro invece volontario, a volte come deportazioni. Possiamo dire che ci sono anche dei casi di ritorno positivo, nel senso senza portarsi dietro un po' questo carico di difficoltà. Sicuramente diciamo, numericamente il peso di questi casi negativi si fa sentire. Guardando invece il paese in cui diciamo, diventa paese d'origine e poi paese di rientro, dopo aver accumulato una serie di esperienze fortemente negative, chiaramente il rientro non si può pensare come privo di difficoltà, quindi spesso queste donne al rientro vengono stigmatizzate proprio per il fallimento dell'esperienza e del progetto migratorio, portandosi addosso frustrazione e fragilità e anche non trovando nella famiglia spesso un luogo di cura e di accoglienza. Un altro elemento è che l'esperienza lavorativa all'estero nel lavoro domestico ha sì permesso di acquisire alcune competenze, per esempio la lingua araba, la cucina, la gestione domestica diversa, però oltre a questo diciamo si sono acquisite poche altre competenze che possono essere successivamente valorizzate. Molte comunque hanno espresso un interesse per una formazione al rientro, quindi o per riprendere un percorso scolastico oppure più in termini professionali. Un obiettivo della ricerca era anche guardare al tema delle rimesse, quindi sia come vengano gestite dall'estero, sia come vengano gestite dalle famiglie nel paese d'origine. Raramente, come spesso accade per altri contesti migratori, poi le rimesse sono state accantonate per le migranti in vista di un proprio progetto di rientro. E una volta rientrate, le migranti non, migranti di rientro, queste donne etiopi, non esprimono particolari idee di investimento, di nuove attività, quindi tutto è schiacciato un po' verso il basso, verso piccole attività di sussistenza. Invece quello che emerge è un interesse a emigrare ancora e giocando un ruolo in realtà queste donne che rientrano sia di broker, loro stessi diventando agenti irregolari per il reclutamento verso il Libano oppure verso altri paesi, oppure muovendosi invece come promotrici di un
un'emigrazione informata, quindi allertando rispetto ai rischi che possono incorrere le donne all'estero. Sicuramente un tema comune nella ricerca sul campo era una sfiducia verso le istituzioni pubbliche locali, perché vengono viste come quel soggetto che scoraggia l'emigrazione all'estero, che comunque è una soluzione di fuga dalla povertà. Concludendo, e quindi anche lasciando poi alcuni spunti per la tavola rotonda che seguirà, chiaramente un tema centrale riguarda il miglioramento del ciclo e del circuito migratorio nel complesso, quindi devono essere assimilati, assunti alcuni passaggi normativi che devono tutelare i diritti delle donne e delle lavoratrici, quindi adottando la Convenzione ILO, sottoscrivendo accordi bilaterali e soprattutto focalizzandosi su un sistema di reclutamento che in questo momento è lasciato completamente protagonista di canali informali che quindi sconfinano poi in canali di sfruttamento. Il coordinamento degli attori tra i due paesi, all'interno dei paesi, è essenziale, quindi tra il settore pubblico, privato, del no profit, della società civile, tra gli organismi internazionali, deve trovare appunto un fronte comune proprio rispetto all'indebolimento dei circuiti illegali e irregolari, oppure trovando delle alternative che siano più appetibili anche per le migranti stesse. Il tema della sensibilizzazione poi sui rischi delle migrazioni prima di partire è anche questo essenziale, poiché come abbiamo visto le migranti che erano partite nel passato non avevano ricevuto alcuna informazione, quindi sono partito un po' allo sbaraglio, e questo tema di formazione per inquadrare le persone all'interno dei canali formali e di una migrazione consapevole è essenziale. E dall'altra parte esiste tutto uno strato di società civile attiva e particolarmente consapevole dei rischi che queste persone corrono, quindi partire da anche associazioni femminili di migranti oppure sindacati tra il paese di partenza e di destinazione sono stati individuati come attori chiave da coinvolgere in un sistema sicuramente multi-stakeholder. E voilà, io credo di aver terminato la presentazione e lascio la parola alle discussant ad Aurora Massa, che avrà delle reazioni rispetto agli elementi dello studio, che è comunque disponibile sul sito di CESPI e che ha una ricchezza di informazioni e di materiali a cui tutti potrete ricorrere. Sì, grazie Anna per la presentazione. Naturalmente invitiamo tutti a scaricare lo studio CESPI per avere maggiore contezza di tutte le informazioni che siamo riusciti ad accogliere e analizzare. E passo subito la parola a Aurora Massa, che ringrazio molto per la sua disponibilità ed essere qui con noi. Aurora Massa è dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, è una ricercatrice che segue in particolare tutto quanto il tema della femminilizzazione dei flussi migratori, e quindi ci fa piacere avere i suoi commenti. Prego Aurora. Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie davvero per avermi coinvolto in questa bella giornata di riflessione che mi ha dato anche l'opportunità di imparare molto dalla ricerca che avete svolto. Dunque, sono un'antropologa, mi occupo di migrazioni, in particolar modo in relazione alla gioventù, ai desideri che guidano l'esperienza migratoria, le esperienze di ritorno e le famiglie transnazionali, e nello specifico lavoro appunto sulla mobilità nel e dal Corno d'Africa. E dico questo per spiegare qual è il mio punto di osservazione rispetto al quale ho elaborato delle riflessioni. La cosa che prima di tutto volevo sottolineare di questa ricerca è come già stato accennato prima, è che appunto prende un esame, un corridoio migratorio, quello appunto fra Etiopia e Libano, che esce abbastanza fuori dalle narrative più diffuse sui movimenti migratori, che tendono un po' a rappresentare l'Europa come se fosse sempre la destinazione
privilegiata della mobilità africana, oppure a focalizzarsi sull'impatto che tali movimenti hanno in Europa, no? Quindi uscire fuori da questa prospettiva che possiamo definire eurocentrica consente di avere un quadro più sfaccettato e ricco della mobilità africana, nel fare luce sulla molteplicità di traiettorie, ma anche di strategie, e traiettorie che si possono dirigere verso il Medio Oriente, verso altri paesi del continente, oppure che sono mobilità interne ai singoli paesi, come nel caso dell'Etiopia, che vi è anche una ricca mobilità interna. Per quanto riguarda più nel dettaglio i risultati del lavoro presentato da Anna, e si mostrano chiaramente, che ho avuto l'opportunità di leggere nella forma più estesa a cui facevate riferimento, il lavoro mostra chiaramente, purtroppo i lavori vicino casa, e spero che riusciate a sentirmi perché io sento un gran baccano, scusate, dicevo, il lavoro mostra chiaramente come le spinte alla migrazione, in questo caso una migrazione che possiamo definire economica, per lavoro, sono domestic worker, non possano essere del tutto ridotte a ragioni di carattere materiale, monetario, alle condizioni di povertà. Questi sono sicuramente elementi fondamentali, cruciali, ma che tuttavia vanno sempre calati nei complessi e sfaccettati mondi sociali, relazionali e immaginativi in cui le persone vivono, in cui le persone sono immerse, le migranti e le loro famiglie. Le lavoratrici domestiche verso Etiopi, verso il Libano, come mostra la ricerca, sono mosse da una pluralità di ragioni, da una pluralità di quelli che vengono chiamati i push factors, no? Che sono gli obblighi morali verso il nucleo domestico, sono desideri di ascesa sociale rispetto al gruppo di riferimento, sia dei singoli che delle famiglie, sono le aspirazioni personali delle donne, che possono essere desideri di emancipazione, di riscatto, di benessere, e che possono anche convivere con il senso di costrizione e con le reti poi di oppressione in cui le donne si trovano invischiate. E questo ci fa bene capire quanto le etichette giuridiche, come quello di migrazione economica o il confine fra migrazione volontaria e migrazione forzata, sia sempre scivoloso, e tendono poi, queste etichette tendono poi a coprire questi mondi che sono poi fondamentali per comprendere le traiettorie e le scelte individuali e collettive, e eventualmente sono fondamentali per capire come intervenire per delle migrazioni più sicure. Queste etichette in qualche modo sono infatti più legate al bisogno di classificare e regolamentare che non a quello di comprendere, e necessariamente dunque hanno un impatto sul modo in cui si immagina, si pensa e si rappresenta la realtà sociale e si interviene su di essa. Questa plurifattorialità che di solito resta sullo sfondo emerge molto chiaramente anche nell'analisi dei ritorni in Etiopia delle lavoratrici domestiche. Per molte donne, come ha detto Anna, il momento del ritorno è un momento critico per le esperienze vissute, perché il contesto risulta carente per ragioni strutturali, economiche e istituzionali, ma anche, mi verrebbe da dire, per la complessità dei push factors, che non vengono meno né si affievoliscono dopo il fallimento di una prima esperienza migratoria, tanto che il concetto stesso di ciclo migratorio è sempre molto difficile da maneggiare, perché dà l'idea di una linearità quando le traiettorie migratorie e biografiche delle persone spesso sono fatte di momenti di pausa, di ripartenze, di traiettorie frammentate e difficilmente rappresentabili perfettamente come un ciclo. Anzi, mi verrebbe addirittura da ipotizzare, magari su questo chi ha condotto la ricerca avrà un'idea, che queste esigenze, questi push factor si rinforzano dopo una prima esperienza migratoria. La migrazione produce infatti dei cambiamenti nelle soggettività dei migranti, delle migranti, in questo caso le giovani donne etiopi, nel loro modo di immaginare se stesse e se stesse in relazione al proprio contesto e alla propria famiglia. E benché questi cambiamenti non si ripercuotano automaticamente in una rielaborazione delle relazioni di genere, anche nelle relazioni generazionali, nel contesto di partenza e in quello di ritorno, tali cambiamenti complicano proprio per questo l'esperienza di ritorno. Si tratta infatti di un ritorno che è sì geografico, ma in parte coincide anche con un reintegro in una certa posizione sociale che dopo un'esperienza migratoria può risultare ancora più intollerabile rispetto a prima della partenza. Questa complessità di push factor, secondo me, spinge anche a riflettere sulla gestione del rischio, che è ovviamente fondamentale quando si parla di safe migration, dico gestione del rischio da parte delle protagoniste delle migrazioni. Il nesso migrazione e rischio è un nesso molto intimo oggi, a causa
quando a causa dei regimi migratori ostili, frontiere chiuse, controlli, eccetera, per gran parte della popolazione del sud del mondo muoversi in certe direzioni quantomeno significa correre dei pericoli molto seri, no? E seppur di natura diversa, queste donne corrono dei rischi molto alti, in Libano in particolare. E diversi studi hanno mostrato come la lettura di questa decisione di correre rischi, riducendola alla loro non conoscenza, sia una lettura limitante, perché appunto riduce la percezione del rischio, che è una percezione sempre socialmente plasmata, a un'ignoranza, a una carenza che può essere facilmente colmata. A questo proposito volevo sottolineare come da un lato la selezione, l'individuazione e la gestione del pericolo non rispondono a meccanismi universali, almeno in una prospettiva antropologica. Il rischio non è infatti qualcosa di oggettivamente osservabile, definibile, ma è un modo in cui si classifica il mondo sulla base di quegli orizzonti sociali, morali e politici che a livello locale filtrano la percezione della realtà da parte dei soggetti. E di conseguenza la soglia di tollerabilità delle esperienze dolorose o pericolose, in questo caso rischiose, ossia il livello di pericolo che si è disposti a correre, è variabile in base ai contesti e in base alle persone. In particolare io mi sono occupata di migrazioni irregolari tra il Corno d'Africa e l'Europa. Su quei canali migratori diversi studi hanno messo in luce come esistono dei meccanismi di controllo e di addomesticamento del rischio messo in atto dagli aspiranti migranti. I viaggi risultano meno spaventosi perché sono un'esperienza collettiva e non individuale, non sono l'unico l'unica ad affrontarlo, poiché sono stati affrontati ad amici, conoscenti e parenti. Quindi sono non che siano noti, ma almeno non sono ignoti. Le persone non sanno quanto, ma sanno che in qualche modo sarà dura affrontare quell'esperienza. E oltretutto vi è la tendenza, come emerge anche da questa ricerca, ad enfatizzare le storie di successo attraverso un meccanismo che qualcuno ha comparato a un gioco a chi gioca d'azzardo. Indipendentemente dalle probabilità, le storie lieto fine attraggono l'interesse, diventano l'orizzonte attraverso cui immaginare il proprio futuro. Futuro qui inteso non come il domani, ma come un orizzonte che guida il presente, che lo orienta, che indirizza anche le scelte e le decisioni. E il futuro qui è fondamentale perché spesso i pericoli nel restare, nel non migrare, che comporterebbero un disattendere i propri obblighi morali verso i propri cari, non riuscire a realizzarsi ai propri occhi o agli occhi del proprio gruppo sociale, o restare in situazioni di oppressione, possono essere visti come più spaventosi rispetto a quelli di morire nel Mediterraneo oppure finire in condizioni di forte oppressione a Beirut. A questo proposito, nelle scienze sociali ha avuto successo il concetto di morte sociale, che indica una forma di esclusione estrema che coincide con l'impossibilità di avere una vita ritenuta socialmente degna. Ebbene, molto spesso i rischi di morte sociale, in molti contesti, in molti casi, questi rischi vengono considerati come più spaventosi di quelli legati all'esperienza migratoria, che dunque deve essere compresa prendendo in considerazione l'agentività, la capacità di azione e decisione dei soggetti. E questo mi porta all'ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi prima di concludere, ossia l'importanza di intendere la migrazione anche come un insieme di saperi, di conoscenze, di saper fare che si diffondono, che circolano, che costruiscono il desiderio di migrare e che costruiscono anche una sorta di capitale, di bagaglio a cui attingere durante la propria esperienza, prima della migrazione e durante. E in questo senso la figura delle donne ex migranti che si reinventano come intermediarie è a mio avviso centrale. Se è vero che l'esperienza migratoria delle lavoratrici domestiche etiopi in Libano incrementa di poco o di nulla le skills, le competenze che queste giovani donne possono poi rivendersi nel mercato del lavoro una volta tornate in Etiopia, c'è un campo in cui l'accrescimento di questa conoscenza avviene, e questo campo è proprio quello migratorio. Il saper fare migratorio in qualche modo diventa un bacino di competenze che da un lato consente o potrebbe consentire alle intermediarie di reintegrarsi in Etiopia con un nuovo status sociale, con un nuovo ruolo che valorizza anche le proprie esperienze, magari esperienze difficili, ma che possono essere ribaltate di segno o comunque rivissute, riplasmate. E dall'altro lato queste competenze diventano una risorsa
per promuovere un'immigrazione informata. Come ha mostrato Anna, queste donne dispensano consigli, informazioni sui salari, l'importanza di negoziare l'uso del chiavistello per chiudere la porta e proteggersi, l'importanza di avere un cellulare, l'importanza della lingua. Quindi portano effettivamente avanti un approccio di riduzione dei rischi. E questo in qualche modo consente anche di complessificare la categoria di smugglers o comunque di intermediario della migrazione più o meno regolare, perché molto spesso nei mondi locali, dal punto di vista degli attori sociali, sono figure fluide, intermedie, che svolgono anche un ruolo per certi versi percepito come positivo da parte degli aspiranti migranti. Tutto ciò possiamo farlo rientrare in quella grande categoria che si chiama cultura della migrazione, che intende la migrazione come qualcosa che non riguarda solamente coloro che fisicamente si spostano, ma come una strategia del vivere, una delle opzioni che le persone hanno, che appunto si basa su saperi, risorse, reti sociali. E tale concetto è particolarmente importante perché le migrazioni delle donne verso il Libano, per essere comprese nelle loro complesse sfaccettature, devono essere inserite in reti più complesse di mobilità, come ad esempio quelle della mobilità interna, delle lavoratrici domestiche che si muovono all'interno dell'Etiopia e di cui immagino ci parlerà la mia collega Silvia Cirillo, a cui lascio la parola, dopo però avervi ringraziato ancora una volta e augurato un buon proseguimento. Buongiorno, intanto ringrazio tutti quanti per l'invito, per l'opportunità di partecipare a questo momento di confronto, di riflessione. Io sono una dottoranda, sto finendo di scrivere una tesi di dottorato presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, e questa tesi è basata su una ricerca etnografica che si basa proprio sul lavoro domestico all'interno dell'Etiopia e della Tanzania. E principalmente dal punto di vista quindi della migrazione interna, dalle zone rurali a quelle urbane, che io credo che sia un argomento che si collega molto alla tematica affrontata oggi, e quindi è importante gettare luce anche su questo aspetto. E infatti ho preparato delle slide, condivido lo schermo così. Ecco. Vedete le slide? Ok, allora intanto io ho condotto questa ricerca in collaborazione con Comunità Volontari per il Mondo, CVM, che appunto oggi modera la tavola rotonda, e ho condotto la ricerca tra il 2018 e il 2019. Infatti i progetti di CVM non sono rivolti solo alle lavoratrici domestiche etiopi migranti verso il Libano e di ritorno, ma anche a quelle interne alle altre cose. E tra le altre cose CVM sostiene le associazioni locali che sono impegnate a chiedere al governo il riconoscimento del lavoro domestico come lavoro, nonché la ratifica della Convenzione 189 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il concentrarsi oggi sul fenomeno interno all'Etiopia è importante anche perché consideriamo che gli spostamenti delle lavoratrici dalle campagne verso i centri urbani possono essere prodromici dell'emigrazione internazionale, e molte lavoratrici domestiche etiopi in Libano e in altri paesi del Medio Oriente hanno anche lavorato precedentemente come domestiche all'interno dell'Etiopia. Il lavoro domestico in Etiopia è un lavoro fortemente femminilizzato, privo di tutele da parte dello Stato e caratterizzato da esperienze di grave sfruttamento, forme di abusi di tipo lavorativo e sessuale, tant'è vero che oggi si parla di forme moderne di schiavitù. Guardiamo un attimo alla legislazione sul lavoro. L'attuale legge sul lavoro del 2019, così come quella precedente del 2003, esclude in modo esplicito il lavoro domestico dalla sua applicabilità. Nella legge il lavoro domestico è definito come servizio privato, employment or private service. La stessa legge in realtà autorizza il Consiglio dei Ministri a emanare regolamenti che disciplinino le condizioni di lavoro applicabili alle lavoratrici, ma non sono stati emanati regolamenti specifici.
È interessante notare che se noi guardiamo al codice civile del 1960 in Etiopia, in realtà sono presenti alcune disposizioni che regolano il lavoro domestico, ad esempio in caso di malattia della lavoratrice, ma viene comunque dato ampio spazio all'equità dei datori di lavoro nello stabilire le condizioni delle lavoratrici, che quindi rimangono esposte ad una condizione di estrema vulnerabilità. Inoltre, se guardiamo al codice civile, vengono utilizzati dei termini come il termine amarico gered, che in realtà viene tradotto come serva, schiava, e che alcuni studi fanno notare che l'uso di questo termine è stato bandito ufficialmente in Etiopia dopo la rivoluzione del 1974 dal governo militare del Derg, che aveva inserito i domestici, domestiche e domestici nella lista degli oppressi. Tuttavia, questo termine continua ad essere ampiamente utilizzato e anche nel mio studio è stato spesso citato dalle lavoratrici come termine dispregiativo utilizzato nei loro confronti al posto del termine Yebet Saratenya, termine amarico che significa proprio, viene tradotto con domestic worker, lavoratrice domestica. Se consideriamo questo panorama, il mancato riconoscimento del lavoro domestico come lavoro, ci rendiamo conto anche che non è facile ottenere dati affidabili sul lavoro domestico, i dati ufficiali sono poco aggiornati e i sondaggi presenti riguardano principalmente studi specifici su una città, una regione o alcune regioni. Questi dati però cosa ci mostrano? Che il lavoro domestico è un fenomeno femminilizzato e urbano. Ad esempio abbiamo una stima nazionale effettuata dal database sulle statistiche del lavoro, gestito appunto, che risale questo al 2005, database gestito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che su 248.600 persone che lavorano nelle case private ad Addis Abeba ne considerava appunto 91% erano donne. Oppure uno studio del 2017 promosso dal Population Council su 4.540 ragazze migranti intervistate in 6 regioni dell'Etiopia considerava che il 67% del campione era entrato nel lavoro domestico almeno come prima esperienza lavorativa. 1.094 erano lavoratrici domestiche al momento del sondaggio e l'81% di queste lavoratrici erano impiegate in città. Però vorrei anche sottolineare che il lavoro domestico non è solo ed esclusivamente un fenomeno urbano. Questo anche rispetto alla mia esperienza di ricerca. Io ho intervistato donne che avevano tra i 20 e i 25 anni al momento del nostro incontro e che lavoravano nelle città. Ma se guardiamo a quando hanno iniziato a lavorare, molti hanno iniziato tra i 12 e i 15 anni, intanto hanno svolto diverse forme di lavoro domestico che può essere remunerato e non, come residenti o meno, all'interno e al di là dei legami familiari, e molte ragazze hanno iniziato a lavorare anche presso famiglie nelle zone rurali, generalmente all'interno della famiglia estesa, per poi spostarsi nei centri urbani. Allora, qui c'è un punto centrale, che il lavoro domestico, e questo l'aveva già anticipato Anna, si interseca proprio con le pratiche tradizionali di affido di minori all'interno di famiglie allargate. È un intreccio complesso perché, anche se guardiamo agli studi, queste pratiche di collocamento di bambine e bambini, da una parte sono descritte come pratiche tradizionalmente volte ad ottenere un vantaggio sociale per queste bambine, quindi cariche di una valenza educativa, bambini che presterebbero servizio nelle famiglie e ricevendo ad esempio una forma di istruzione. Dall'altra parte però queste strategie di affidamento sono state descritte anche come relazioni di potere tra gli adulti, volte quindi a costruire una complessa rete di rapporti clientelari, e qui sta la funzione politica di queste pratiche, e dove si costruiscono queste relazioni di alleanza tra genitori biologici e affidatari senza che ne deriva necessariamente una qualche utilità diretta per bambine e bambini. E qui emerge anche il ruolo degli intermediari, di quegli agenti di reclutamento che osserviamo oggi nelle ricerche, che ottengono guadagni pecuniari dal trasferimento delle lavoratrici in città. Talvolta il lavoro delle ragazze viene utilizzato anche per risolvere dispute tra famiglia o per saldare eventuali debiti tra le famiglie. E consideriamo che l'intermediazione per il reclutamento delle lavoratrici in Etiopia avviene all'interno di pratiche cosiddette informali, dove la distinzione tra ciò che è un'intermediazione legale e illegale è molto sfumata in Etiopia. Dunque, cosa succede?
che le lavoratrici fin dalla loro infanzia finiscono a lavorare in condizioni di grave sfruttamento, quindi con salario molto basso o non sono pagate o non possono accedere all'istruzione, e scontrandosi con diversi tipi di abusi. E infatti parliamo di sfruttamento del lavoro minorile. Dall'altra parte, ricollegandomi a quanto detto anche prima, va notato che i motori della migrazione sono ovviamente molteplici e sfumati. Quindi le stesse donne spesso percepiscono il lavoro domestico come una strategia per cercare di soddisfare aspirazioni personali, ad esempio legate all'opportunità di accedere a una formazione che nei villaggi non è possibile ottenere. E allo stesso tempo sono ovviamente impegnate nella necessità di sostenere i familiari. Quindi in alcuni casi, inoltre, queste ragazze lasciano i villaggi anche per cercare di sfuggire a regimi di genere oppressivi nelle comunità di origine, ad esempio nel tentativo di posticipare matrimoni combinati. Quindi anche la dimensione del genere risulta decisiva. E talvolta l'aspirazione è anche quella di cercare di creare delle nuove relazioni in città con persone benestanti che potrebbero garantire una forma di, diciamo, protezione, di tutela altrimenti inaccessibile. E questo è il caso, ad esempio, di quelle donne prive di una rete di sostegno di base nelle comunità di origine. Quindi pensiamo alle ragazze orfane, donne ripudiate oppure per essere rimaste incinta prima del matrimonio, donne divorziate e così via. Quindi il lavoro domestico ha un valore duplice: da una parte viene percepito proprio come un'opportunità e dall'altra di libertà, di indipendenza, dall'altra parte questo setting si rivela essere un fattore di rischio e di abuso, e qui ritorna il nesso di cui parlava Aurora tra migrazione, rischio, percezione del rischio e gestione del pericolo. Allora, che succede? Ovviamente le donne sin dalla loro infanzia adottano diverse tattiche di resistenza e sottrazione al rischio. Le lavoratrici domestiche cercano di mobilitare delle reti di supporto, di elaborare delle forme di sostegno emotivo, pratico, economico. Cambiano molte famiglie presso cui lavorare nel corso della loro vita, anche città, fino ad arrivare ad esempio ad Addis Abeba e magari a partire per il Libano o per altri paesi del Medio Oriente. Quindi nel farlo, in questi spostamenti, si basano sulle informazioni ricevute da altre lavoratrici e da altre persone incontrate nel contesto urbano. Nonostante il tempo a disposizione per gli incontri spesso è limitato, proprio perché la libertà di spostamento di queste donne dipende dalla volontà spesso dei datori di lavoro. Quindi in questo caso ritorna a quello che diceva Aurora, cioè che l'esperienza migratoria può essere intesa come un insieme di saperi, e anche all'interno dell'Etiopia, nel fenomeno di migrazione interna, ritroviamo queste lavoratrici che si reinventano come intermediarie. Ma io vorrei concludere sottolineando il fatto che queste strategie possono essere poi incorporate nelle strategie delle associazioni di lavoratrici domestiche, e se valorizzate possono avere un ruolo chiave nelle loro strategie organizzative. Attualmente in Etiopia ci sono queste 33 associazioni di lavoratrici domestiche con più di 5.000 membri, facilitate appunto da CVM, e i membri delle associazioni si riuniscono per condividere esperienze, elaborare nuove strategie per rafforzare le associazioni. CVM cerca proprio di facilitare i tavoli di dialogo e di costruire una rete di supporto tra associazioni locali, sindacato, enti nazionali ed internazionali, e le associazioni delle lavoratrici hanno ottenuto l'affiliazione della Federazione Internazionale delle Lavoratrici Domestiche, con cui si stanno impegnando e stanno promuovendo azioni di lobbying a livello locale e nazionale, intanto per il riconoscimento ufficiale delle donne come lavoratrici, come presupposto anche agli interventi volti a proteggere le lavoratrici in Libano, e si impegnano ovviamente per la ratifica, per chiedere al governo la ratifica della Convenzione 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per lavoratrici e lavoratori domestici. Quindi a questo punto concludo e lascio spazio poi ad Attilio Ascani di CVM di gestire la tavola rotonda, e ringrazio ancora. Sì, grazie Silvia. Prima di lasciare la parola ad Attilio per la gestione della tavola rotonda, allora, innanzitutto vi volevo ringraziare perché avete messo in evidenza delle questioni veramente centrali. La questione di genere innanzitutto, e quindi la possibilità di andare al di là di facili e riduzionisti
cosiddette categorizzazioni, come quella che si diceva, insomma, del migrante, della migrante economica. C'è qualcosa, anzi c'è molto di più, al di là del riduzionismo economico a cui noi purtroppo siamo molte volte portati, e purtroppo anche la stessa cooperazione allo sviluppo, insomma, rischia alle volte di ridursi a sua volta, no? In queste facili categorie. E mentre la questione di genere, dell'empowerment, dell'ascesa sociale, della mobilità, che è mobilità migratoria, ma possibile opportunità di mobilità, di emancipazione, è un fattore molto importante per queste donne. E l'altro punto che mi sono segnato è la questione della percezione del rischio. Anche qui sono appunti che ho preso anche a beneficio della prossima tavola rotonda. Anche qui la cooperazione allo sviluppo rischia di essere a sua volta riduzionista nel momento in cui vanno abbastanza alla moda quei progetti, no, di sensibilizzazione delle migranti che, tra virgolette, hanno molte volte la tendenza a risultare come forme di deterrenza per le migrazioni, perché le migrazioni semplicemente non devono realizzarsi, ancorché siano irregolari o regolari. Mentre invece, come abbiamo sentito, la percezione del rischio è plasmata socialmente, e alcune anche iniziative molto semplici di informazione o formazione sulla sensibilizzazione del rischio hanno poca efficacia. E da questo punto di vista mi ricordo uno studio della stessa Banca Mondiale che ha messo in evidenza come questi progetti abbiano quantomeno un impatto incerto. E quindi anche qui andare al di là di queste tipologie di progetti, o comunque di ripensarli. E poi la terza cosa che sia Silvia che Aurora hanno messo in evidenza è la centralità delle stesse donne, perché loro prima di tutto, insomma, no, sono le protagoniste e acquisiscono conoscenza e saperi e mettono in piedi delle tattiche di riduzione del rischio e gestione più oculata della mobilità, in modo da aprire per quanto possibile finestre di opportunità, no? E quindi metterle loro al centro delle progettazioni, delle iniziative, penso che sia un aspetto anche questo fondamentale. Prima di dare la parola ad Attilio, chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire o fare delle domande a Silvia, a Aurora e Anna relativamente a quello che è stato messo in evidenza. Potete alzare la mano oppure nella chat. Ho visto che ci sono dei commenti, però non mi sembrano dei commenti che sono in specifico sulle ricerche e su questi approfondimenti. Quindi se non ci sono interventi, a questo punto sì, do la parola ad Attilio Ascani. Grazie Attilio. Grazie a te Andrea, e grazie per gli interessantissimi interventi che abbiamo ascoltato finora. Ecco, iniziando la tavola rotonda che segue, mi sembra importante ricapitolare proprio i punti chiave sui quali ci stiamo discutendo, e mi pare che le tre parole chiave, donne, lavoro domestico e migrazione, sono un po' al centro di questo dibattito, al quale io credo adesso con la prossima tavola rotonda possiamo aggiungere una quarta parola chiave, cioè quella della cooperazione. Perché credo che questa giornata di oggi sia un po' al centro dell'intervento di cooperazione internazionale e del lavoro che l'Italia fa in particolare o può fare per trasformare queste problematicità di cui stiamo discutendo in potenzialità e risorse per il benessere sia delle persone coinvolte sia per il benessere dei paesi coinvolti. Ogni anno centinaia di migliaia di donne etiopi, abbiamo detto, affrontano il rischio migratorio per migliorare se stessi, a volte per migliorare le loro famiglie. Un numero che vi do soltanto per riepilogare il tutto: nel 2019 l'Etiopia ha ricevuto 4,5 miliardi di dollari di rimesse
equivalenti al 5% del PIL. Ecco, le domestiche etiopi che si spostano nei paesi del Medio Oriente producono una fetta importante di questo PIL. Nello stesso tempo molto poco viene fatto per creare strumenti, sistemi di protezione, modalità di gestione che migliorino le potenzialità di questo fenomeno. Ovviamente, come diceva prima Andrea, come è stato anche già detto, non ci sono solo le rimesse, gli aspetti economici come elemento di lettura di questo fenomeno, ci sono vite, persone, storie, situazioni e sofferenze, e molte sono anche sofferenze importanti, ben al di là di quello che noi a volte riusciamo anche solo ad immaginare. Vi do soltanto l'ultima in ordine cronologico che abbiamo ricevuto alcuni giorni fa tramite una mail dal coordinatore del progetto in Libano, in cui ci presenta il caso di una donna che ha subito un livello tale di abusi, di maltrattamenti e di incurie, per cui poi alla fine hanno dovuto amputarle entrambe le gambe. Ora è ospite della Caritas in Libano e ci chiedono appunto di occuparci del suo rientro e del suo futuro. Lo dico solo non per, diciamo, creare un atteggiamento di pietismo, ma ecco, c'è anche questo aspetto, cioè le sofferenze arrivano ad essere molto importanti. Quindi ci sono varie sfaccettature del fenomeno migratorio dal quale dobbiamo tener conto e guardare le potenzialità e le problematicità. E quindi ringrazio quelli che stanno intervenendo, quelli che sono già intervenuti anche a nome del CVM, e vorrei dare appunto come inizio la parola a Emilio Ciarlo, coordinatore dell'Ufficio 1 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, responsabile dei rapporti istituzionali e comunicazione, ma anche al di là del ruolo istituzionale è un profondo conoscitore della cooperazione allo sviluppo e delle tematiche migratorie, che ringrazio appunto per la sua disponibilità e a cui cedo la parola. Prego Emilio. Grazie Attilio. Intanto grazie a voi perché per prepararmi un po' a questo dibattito sono rientrato nei temi della migrazione che io comunque continuo un po' a seguire e che ho seguito per un periodo di tempo quando ero il dirigente dell'ufficio che si occupava di questi aspetti, diciamo così. Ricomincio dalle ultime cose che ha detto Andrea, che diceva anche Attilio. Insomma, uno dei fili che possiamo tirare è quello delle donne, della questione del gender e del gender empowerment. Dovete pensare, lo sapete, ma sono sempre dati e indici che fanno colpo. Dovete pensare che continuando così si calcola che per colmare il gender gap ci vorranno 135 anni. 135 anni che vanno dai 52 anni calcolati, diciamo, nel mondo occidentale ai 195 in Asia. L'unico fatto che mi ha incuriosito è che in Asia quindi ci vorranno molti più anni che in Africa subsahariano, in Africa anche diciamo nel Maghreb, ma comunque insomma 135 anni di media sono veramente tanti. Noi come cooperazione italiana dedichiamo molte risorse al tema del gender gap, al gender empowerment. Abbiamo circa 350 milioni di progetti in giro per il mondo, tra quelli con un focus specifico e quelli in cui il gender empowerment oppure l'eguaglianza di genere è comunque una componente dei progetti stessi. Quindi è un elemento per noi trasversale, cross-cutting, che teniamo sempre in grande considerazione. Tant'è vero che a dicembre l'agenzia si è dotata anche di nuove linee guida che molti di voi conoscono perché in molti hanno partecipato alla redazione delle linee guida, come noi facciamo normalmente, come un processo condiviso e inclusivo che noi svolgiamo quando scriviamo appunto le linee guida. La cosa importante di queste linee guida sull'eguaglianza di genere, sull'empowerment, donne, ragazze, bambine, è che abbiamo come obiettivo di destinare il 10%, cioè abbiamo. Le linee guida prevedono come obiettivo quello di destinare il 10% delle risorse inserite in programmazione su questo aspetto, che insomma non è poco. Direi che se poi vogliamo passare all'altro filo, che naturalmente è quello della migrazione, qua c'è veramente tanto da dire.
Sulla migrazione, Andrea lo sa, Andrea Stucchiero lo sa, molti di voi lo sanno, in questi ultimi anni l'agenzia e la cooperazione italiana hanno cercato di accendere uno spotlight, un faro, anche portando all'Ocse il tema della categoria migration e migrazione nell'ambito dell'aiuto internazionale per cercare di focalizzare questo aspetto. Sapete che all'Ocse si è alla fine anche individuata una definizione di cosa si intende i progetti per migrazione. Qua c'è la grande differenza ovviamente della ricerca sulle root causes, oppure, come noi abbiamo sempre cercato di impostare il discorso, l'idea di promuovere progetti che cercassero di assicurare appunto una migrazione sostenibile, una migrazione, come dice il Global Compact, ordinata, sicura, regolare. E quindi la nostra impostazione è sempre stata, mi rifaccio alle cose che diceva Andrea, non quella di non dobbiamo costruire progetti per, come dire, per impedire la migrazione, per avere una deterrenza sulla migrazione, è sempre stata quella di vediamo di fare progetti che aiutano una migrazione appunto sostenibile. Su questo noi abbiamo fatto due studi con il CEISI Tor Vergata, che trovate naturalmente sui nostri siti. Il primo si intitolava proprio così, verso una migrazione sostenibile, e dava degli assi, poi vi dirò quali sono, perché corrispondono in gran parte alle cose che io ho letto, alle conclusioni che ho letto del vostro studio. Ma un secondo studio, ancora più legato a quello di cui parliamo oggi, riguardava proprio le strategie di protezione sociale per i rifugiati e migranti nei paesi a medio e basso reddito, che è esattamente una delle componenti principali dello studio che io ho letto. Vale a dire, il tema era, in questo secondo lavoro, sempre con Tor Vergata, come fare a aiutare in qualche modo l'integrazione dei rifugiati e dei migranti, e quindi naturalmente anche delle donne migranti, nelle safety net, diciamo nelle reti di protezione sociale dei paesi che le accolgono. Naturalmente noi sappiamo che la percentuale, se voi vedete la lista dei paesi che accolgono migranti e rifugiati e leggete i primi 15 paesi, se levate la Germania, gli Stati Uniti e la Francia, tutti gli altri sono tutti paesi a medio o basso reddito, con ovviamente enormi problemi, ma li avete sottolineato, di integrazione dovute a una sorta di competizione, diciamo così, tra i rifugiati, i migranti e le comunità locali, che non sono comunità, diciamo, che vivono nel benessere. Quindi spesso si impedisce lo Stato stesso che accoglie i migranti. Il Libano, sapete benissimo, che è un paese fragilissimo, e con un paese con enormi problemi di accoglienza di migranti, che poi non sono solo gli etiopi, ma ovviamente in quell'area sono soprattutto i palestinesi e così via. Insomma, sono cose che sapete. Bene, il punto è che spesso la competizione fa sì che un paese come il Libano, come la Giordania o come tanti altri, anche in Africa, impediscono, per ragioni di stabilità politica, a questi soggetti di essere completamente integrati nelle reti di protezione sociale già deboli che hanno, ma comunque da cui queste persone, e in particolare le donne, sono addirittura escluse. Questo tema è stato appunto oggetto di questo studio. Noi cerchiamo di rafforzare la nostra azione proprio in questa direzione. Vale a dire, non parliamo in generale della migrazione, superiamo il tema delle root causes, diciamo così, che è un approccio molto passato nel nostro modo di vedere. Concentriamoci su quegli assi che già il primo studio, che io vi consiglio di leggere, che è molto interessante, quello sulla migrazione sostenibile, che aveva individuato. Quali sono questi assi? Ma sono molte delle conclusioni appunto che io leggevo nel vostro studio. Quindi occuparsi delle categorie più vulnerabili, tra cui chiaramente le donne e i bambini. Il concetto di preparare alla migrazione. Qui Andrea ha tirato fuori un tema che a noi che è molto complicato, quello delle iniziative che pure ci sono sulla informazione o la preinformazione che alle comunità o alle persone che possono
migrare, per avvertirli dei rischi, eccetera, eccetera. Sono oggetti molto delicati, Andrea lo sa, io sono d'accordo, qua però dobbiamo anche metterci d'accordo su questo, perché il primo intervento ha detto che è necessario aumentare l'informazione. Andrea, ma come dire, lo capisco, dice attenzione perché si spinge verso un'idea di deterrenza che poi prima è inefficace, e su questo io sono abbastanza d'accordo, prima inefficace, secondo dà anche una torsione, come dire, politica di interpretazione non corretta. Però capiamo tutti, questo non c'è nessuna contrapposizione, capiamo tutti che c'è anche l'esigenza di informare, c'è anche l'esigenza di informare di alcuni rischi per evitare poi migrazioni irregolari e così via. Altri assi ovviamente sono quelli invece della preparazione, nel senso di prequalificazione dei migranti, dei migranti, in modo tale che siano appunto preparati dal punto di vista, come dire, professionali, di skills, a trovare poi un lavoro, ma forse Lilo in questo sicuramente può dirci di più, nei paesi in cui vanno. E infine la migrazione circolare, voi avete detto spesso che poi le donne invece di ritornare o comunque ritornano nel paese di origine, ma per poi rimigrare. Quindi questo concetto di migrazione circolare è un altro degli assi che noi cerchiamo di affrontare con qualche progetto. E infine, grande tema, quello della reintegrazione nei paesi di provenienza. Su questo lasciatemi dire che noi in autunno cercheremo di trovare un accordo, una convenzione, come già abbiamo fatto con tanti altri ministeri, ma questa volta con il Ministero dell'Interno italiano, perché il tema della reintegrazione, naturalmente qua parliamo della reintegrazione dei migranti che sono in Italia, è un tema molto importante. Noi non possiamo non discuterne con il Ministero dell'Interno e non fare cose sinergiche con il Ministero dell'Interno, che tratta un pezzo, diciamo la prima parte del rimpatrio volontario, ovviamente, è una parte che è competenza del Ministero dell'Interno. Il mio sogno sarebbe cercare di fare progetti integrati in cui alla parte del Ministero dell'Interno in Italia si attacca la parte che noi possiamo fare nei paesi di origine, dove noi siamo con le nostre sedi. Quindi avere un progetto personale integrato di un migrante che si va a reinserire nel paese di origine, con tutti gli enormi problemi che avete accennato e che non sto qua a rispiegare, è importante, in modo tale che questa reintegrazione parta da qui e poi finisca lì. Concludo solo diciamo dicendo due cose ancora più, se vogliamo, politiche. Adesso io non vorrei essere accusato di essere economicista, come hai detto, però certo che quando sento che 384 milioni di euro, era un dato che nel primo intervento è stato detto, sono le rimesse, e lo diceva anche Attilio, delle donne etiopi, da quello che ho capito io, beh, è un dato, cioè le rimesse che quindi le donne etiopi riportano in Etiopia, è un dato che mi fa capire, su questo ci dobbiamo interrogare, quanto è la natura, come dire, quantitativa, forse in questo caso c'ha ragione Andrea, la natura quantitativa dell'aiuto pubblico allo sviluppo irrilevante, perché 384 milioni di euro è praticamente quasi il budget di tutta l'agenzia. Questo è, ce ne abbiamo 500, quindi le sole donne etiopi in Libano rimettono e ridanno soldi molti, sicuramente superiori a quello che facciamo noi. Quindi in questo, e questo mi serve per arrivare al secondo punto, in questo noi dobbiamo fare una riflessione su qual è il nostro ruolo, nostro come cooperazione e nostro anche come società civile. Il nostro ruolo, secondo me, sempre più, forse perché qua dietro ho il libro di Paul Collier che considero sempre un mio punto di riferimento, sempre più il ruolo è un ruolo di politico, di advocacy e di sostegno di quelle realtà, come si diceva nell'ultimo intervento, che spingono per l'adesione alle convenzioni internazionali e per l'adesione agli standard internazionali. Perché alla fine è chiaro che la soluzione è portare il Libano, in questo caso di cui stiamo parlando, portare il Libano a rispettare i patti internazionali, le leggi, le norme internazionali che già prevedono in molti casi, sicuramente per i rifugiati, per i migranti magari una questione diversa, ma sicuramente per i rifugiati l'accesso al lavoro dignitoso, il rispetto di alcune norme e così via.
il Libano non è parte della convenzione, credo, sui rifugiati, e quindi questa è una battaglia, capite, politica. Secondo me, al di là dei soldi, al di là anche dei mille progetti che noi possiamo fare, questa è la cosa centrale che tutti insieme dovremmo cercare di fare. E in questo, però, dico le ultime due cose, anche noi Italia, le dico a livello personale, così non impegno, diciamo, la mia organizzazione, anche noi Italia dobbiamo forse riconsiderare il fatto che noi, a meno che non sbaglio, non siamo ancora membri del Global Compact sul Migration. Allora, quando noi parliamo di migrazione, quando noi parliamo, diciamo, tutte queste belle cose, dobbiamo ricordarci che noi quel patto globale, noi Italia, non l'abbiamo firmato per una serie di considerazioni. Oggi forse, spero ci siano le condizioni per rivedere quella scelta, perché altrimenti è un po' difficile poi andiamo dai libanesi a dirgli che devono fare la stessa cosa. Mi pare abbastanza evidente. Spero che quindi nelle linee guida sulla migrazione, che come molti di voi sanno, sono state sostanzialmente fatte, completate dall'agenzia, con una lunga confronto con tutti gli OSC, con tutti gli attori, con due incontri anche fuori Italia. Adesso sono in una fase di, credo, di revisione. Vedo qui che c'è anche un esponente del Ministero degli Esteri. Spero che in quelle linee di migrazione, che erano abbastanza innovative, si mantenga quella imposta, quindi l'impostazione innovativa, e si vada anche oltre, perché, ripeto, siccome la nostra è un'azione soprattutto politica, al di là di quella economica e di aiuto, noi per farlo dobbiamo avere una forza e una credibilità che viene anche data dal aderire a un patto come quello globale, che potrebbe poi, che è anzi sicuramente la base per poi convincere questi altri paesi a integrare le donne, i migranti in generale, nel sistema di tutela dei diritti che dovrebbero avere. Grazie. Grazie Emilio. Credo, condivido assolutamente con te che abbiamo un po' di compiti a casa da fare per aumentare la credibilità del sistema Italia, ma anche poi scelte importanti da fare, come dicevi tu, nel allocare le risorse limitate che ci sono perché abbiano il massimo impatto possibile per la gestione di un fenomeno che ha delle potenzialità importanti e rispetto al quale noi possiamo dare un contributo perché sia più efficace, più utile e meno doloroso per chi lo vive. Adesso vorrei passare la parola alla dottoressa Silvia Cormaci, che interviene dall'ufficio di Addis Abeba della ILO, dove riveste il ruolo di responsabile del progetto Joint Labor Migration Project, che promuove una più efficace gestione delle migrazioni per motivi di lavoro in Africa, e quindi è assolutamente ben posizionata per il tipo di dibattito che stiamo facendo in questo momento. Ricordo che la ILO svolge un ruolo centrale anche sul tema del lavoro domestico, in quanto appunto da 10 anni promuove la ratifica della Convenzione C-189, che però ad oggi è ancora molto sotto ratificata. Ovviamente nessuno dei paesi in Medio Oriente l'ha ratificata, e soltanto 5 paesi in Africa, ma lascio, diciamo, la parola alla dottoressa Cormaci per ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie Attilio, grazie per aver anche organizzato questo webinar su una tematica che chiaramente è molto molto cara all'ILO, all'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Io al momento sono a Roma, in realtà, perché con il Covid da quasi un anno sono qui in teleworking, soprattutto considerando che adesso in Etiopia fra una settimana ci sono le elezioni, quindi insomma è una situazione un po' complessa. E comunque sì, sono responsabile di questo progetto che è il GLMP, Joint Labor Migration Project, che è alzo in cooperazione con IOM e l'Unione Africana e l'Africa Union, che diciamo guarda più a una serie di politiche a livello continentale che possano essere integrate e quindi poi favorire anche la promozione dei diritti, insomma, di tutti i migranti, inclusi ovviamente le lavoratrici domestiche. E vorrei iniziare dicendo che questa settimana, a 10 anni di distanza da l'adozione della Convenzione 189 sul Decent Work for Domestic Workers, l'ILO ha lanciato un nuovo rapporto,
lanciato appunto martedì dal nostro direttore generale, che ovviamente conferma l'importanza del lavoro domestico globalmente, perché 75,6 milioni di persone ancora svolgono mansioni domestiche, è la fonte principale, diciamo, di reddito di 75,6 milioni di persone al mondo, di cui il 76% sono donne. Quindi non sto qui a della femminizzazione delle immigrazioni, soprattutto il fatto che ovviamente il lavoro domestico come percezione di dinamiche di genere, che vedono fondamentalmente le donne come principali attrici delle mansioni domestiche all'interno e all'esterno della casa, però i dati sono questi, cioè una su 11 donne al mondo è una lavoratrice domestica, di cui moltissime ovviamente sappiamo sono migranti. I dati però purtroppo soprattutto per l'Africa sono scarsi, quindi diciamo che è soprattutto il continente dove è più difficile raccogliere dati. Però quello che sappiamo è che l'81% delle persone che lavorano come migranti e in generale lavoratrici domestiche lo fanno in modo informale, quindi non sono coperti da nessun tipo di legislazione che possa tutelare i propri diritti. Quindi io in questa sorta di presentazione, diciamo, vorrei iniziare focalizzandoci anche su quelli che sono i due paesi insomma focus di questa ricerca, quindi il Libano e l'Etiopia, cercando di capire un po' quello che possiamo fare non soltanto a livello di ILO come organizzazione internazionale, ma anche con quelli che sono i principali stakeholder, insomma gli attori in Libano, quindi a destinazione, ma anche quello che è possibile fare poi in Etiopia, nei paesi di origine e a livello globale. Allora, il Libano, come è stato detto, ovviamente non solo il Libano, ma tutto il Medio Oriente, vige il sistema kafala, che praticamente è sì, cioè una schiavitù formalizzata, per cui una lavoratrice o lavoratore non è in grado di andar via da una situazione anche abusiva, cioè di lavoro, perché comunque è legato insomma a questa exit visa, al visto che è di proprietà del datore di lavoro. E ci sono stati dei passi avanti recentemente. Smantellare il sistema kafala è difficile, però ci sono stati dei passi avanti in altri paesi, per esempio in Qatar, che recentemente ha abolito l'exit visa, che quindi diciamo non costringe più, in caso di situazione di abuso, il lavoratore a poi essere costretto, cioè essere veramente in detenzione, perché il Libano, io fra l'altro, scusate, lo dico, ho lavorato anche precedentemente sia con la cooperazione italiana in Etiopia che in Libano e in Nepal con il progetto della Low Working Freedom, per cui insomma sono stata in Libano, ho visto io stessa, cioè dove vengono detenute le persone che insomma trovano a scappare di situazioni d'abuso, che non lavora a nessuno, insomma un posto sottoterra dove veramente non c'è luce, non c'è aria, insomma una cosa veramente indicibile. Comunque, ritornando al quadro normativo, come veniva detto, ovviamente il Libano non ha ratificato la Convenzione 189 dell'ILO, ma non ha nemmeno ratificato le convenzioni che sono più inerenti ai temi di migrazione, per esempio la Convenzione 97, che è l'Employment Convention, e quella supplementare 143 su Migrant Workers, e non ha nemmeno ratificato la Convenzione dell'ILO 181, che è sulle Recruitment Agency. Quindi è un quadro normativo che ovviamente non risponde ai criteri di protezione internazionale dei migranti. E a livello nazionale, come è stato anche detto, è una cosa su cui mi soffermerò un po', i migranti, quindi ovviamente anche le lavoratrici domestiche migranti, sono escluse dal labor code, cioè dal codice del lavoro. Che cosa significa? Che i migranti, in questo caso le lavoratrici domestiche, non sono riconosciute come lavoratrici, cioè i migranti non sono riconosciuti come lavoratori, perché non hanno nessun tipo di protezione, cioè né a livello di condizioni di lavoro, quindi minimum wage, salario minimo, working hours, cioè rest period, holiday, nulla di tutto ciò, non meno le protezioni sociali. E per esempio adesso, a seguito del Covid, il numero di returnees, quindi di donne, soprattutto etiopi, che sono state letteralmente cacciate da un giorno a un altro dal Libano e che arrivavano a Addis Abeba, cioè senza niente, cioè con una busta con delle cose prese al volo così, è stato veramente insomma una cosa non piacevole da vedere. Noi siamo anche intervenuti, insomma recentemente è stato riconosciuto l'intervento dell'ILO su quello che è reintegration, per fare in modo che queste
persone tornate in Etiopia comunque avessero un minimo di assistenza, ma mi fermerò dopo su questo punto. Quindi a livello normativo, come dicevo, è un problema che non siano riconosciuti i diritti che normalmente vengono riconosciuti a lavoratori normali, fra cui anche il diritto di organizzarsi e quello che diciamo si chiama collective bargaining, no? Quindi right of association and collective bargaining, che non è riconosciuto in generale ai migranti. Quindi qui ci sono diverse azioni che l'ILO, in collaborazione anche con i sindacati e la società civile, ha cercato di implementare. Allora, innanzitutto è da 2 anni che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sotto diciamo l'auspicio del precedente ministro del lavoro in Libano, insieme a un working group composto da Amnesty International, Caritas e CAFA, che è un'organizzazione femminista locale in Libano, abbiamo diciamo draft, quindi ha fatto una bozza di questo standard employment contract, quindi un contratto di lavoro che possa diciamo focalizzarsi su alcune condizioni che sono chiavi per garantire i diritti dei lavoratori, quindi come dicevo periodi di riposo, vacanza, working hours, cioè le ore di lavoro, perché noi sappiamo che una persona, alla premessa, la maggior parte delle lavoratrici domestiche, in inglese dice live in, cioè sono quelle che vivono all'interno della casa, per cui qui c'è tutta una serie di problematiche, non soltanto legate al fatto che non si possono fare ispezioni del lavoro, cioè labor inspection, perché sono comunque mura domestiche, ma anche il fatto che gli standard di vita, cioè noi interviste con donne migranti in Libano, cioè persone che vivono sui balconi, che non hanno spazi propri, e per non parlare delle condizioni poi anche di noi abbiamo intervistato delle donne alle quali diciamo veniva dato da mangiare gli avanzi della famiglia, cioè addirittura nella ciotola dove mangiava il cane, per cui insomma ci sono delle situazioni che ovviamente a parte di schiavitù sono anche di tortura e proprio di diciamo denigrazione totale, cioè della dignità delle donne, insomma dei lavoratori in questo caso. Quindi avere dei contratti che siano in una lingua che la lavoratrice comprenda, perché c'è anche da dire questo, che se il contratto, anche nel momento in cui è in arabo, ovviamente insomma è un po' difficile per chi viene dall'Etiopia, dal Nepal, da tutti questi altri paesi, quindi innanzitutto, e queste sono tutte cose ovviamente che sono sottolineate nella convenzione 189 della ILO, cioè un contratto che sia in una lingua understandable, comprensibile alla lavoratrice, che appunto dia indicazioni di un orario di fine e di inizio, perché come dicevo prima, se si vive in casa con i datori di lavoro, fondamentalmente si sta sempre in stand by, quindi sei 24 ore su 24 al servizio della famiglia, e appunto periodi di riposo e anche appunto condizioni che anche libertà di movimento, perché ricordiamo che tra gli abusi c'è anche il fatto, intervistato donne che per 4 anni non sono uscite da casa, i familiari in Nepal pensavano che fosse morta, quindi libertà di movimento e anche il periodo di notifica, per esempio se si vuole andare via, che al momento non è possibile per il sistema del CAFALA, però ecco appunto cercare di trovare degli entry point per fare in modo che attraverso appunto un contratto, poi ecco sotto l'auspicio del Ministero del Lavoro, del precedente Ministero del Lavoro in Libano, possa garantire una serie di protezioni alle lavoratrici e comunque in generale ai migranti che lavorano in questo settore. Purtroppo, a causa dell'associazione delle recruitment agency in Libano, la situazione adesso è stand by, perché si sono lamentati con il Ministero del Lavoro e al momento purtroppo lo standard employment contract non è stato adottato, però questo è un passo importante, cioè un passo importante per appunto fare in modo che ci sia una formalizzazione del lavoro delle migranti lavoratrici domestiche. Un altro punto fondamentale è l'organizzazione, cioè organizzare i migranti, le donne migranti, perché comunque, come ho detto, in Libano sono escluse da questo diritto. E in passato l'ILO, un progetto si chiama Working Freedom, in collaborazione con la società civile in Libano e anche con un'altra organizzazione che è Anti-Slavery International, ha lavorato molto per appunto organizzare le donne migranti. Inizialmente diciamo un approccio molto pratico è farlo attraverso diversi gruppi etnici, ovviamente perché parlano la
la stessa lingua, insomma hanno delle comunanze culturali. Era stato fatto un esperimento con le donne del Nepal che si erano riunite e poi ecco, organizzate sotto l'auspicio di uno dei sindacati locali in Libano, che è Gifont, che insomma ha, è stato molto importante, diciamo, anche per cercare di far in modo che molte di queste donne prendessero anche consapevolezza dei propri diritti. Questo, cioè, è importante perché ovviamente noi lo diciamo sempre, una voce da sola fa poco, tante voci insieme, poi insomma Wendy dopo di me che lavora per i sindacati lo sa benissimo, ovviamente cioè, sono più forti, no? Quindi anche l'organizzazione a destinazione è fondamentale. E io secondo me quello che dovrebbero anche fare per esempio molte trade unions, quindi sindacati in Africa, in questo caso in Etiopia, è anche ecco, mettersi in contatto con i sindacati a destinazione, perché per esempio noi nel progetto in Nepal avevamo fatto un'esperienza molto bella, per cui per esempio Gifont, che è il sindacato in Nepal, con Fenasol in Libano, hanno fatto in modo con questo legame di anche rafforzare, cioè di organizzare pre-departure training, c'era insomma qualcuno, sì, Attilio, forse un po' di dubbi sull'efficiency dei pre-departure training, però i pre-departure training diciamo cioè possono prendere diversi aspetti che secondo me sono anche fondamentali. Uno è quello a cui faceva riferimento Emilio Ciarlo, che è lo skills training, quindi comunque fare in modo che ci sia una certificazione che la lavoratrice migrante abbia acquisito delle skills, delle competenze che poi possono essere diciamo anche valutate a livello di retribuzione salariale a destinazione, perché se comunque con il Ministero del Lavoro in Etiopia si fanno dei training che certificano che la lavoratrice abbia una serie di competenze, di qualifiche, poi a destinazione questo fa in modo che diciamo, il lavoro venga anche retribuito in maniera diciamo più dignitosa. C'è anche da dire che in Libano le lavoratrici domestiche vengono retribuite a seconda della nazionalità, perché come veniva detto insomma se sei filippina prendi molto di più di un etiope. C'è questa race to the bottom adesso, per cui è una preoccupazione degli stati africani, per cui ovviamente le lavoratrici migranti di origine africana sono pagate molto meno, anche perché i loro governi diciamo fanno meno azioni di lobby e di politica. E qui vado su un terzo punto che diciamo è un po' più inerente a quello che sto facendo, che noi stiamo facendo come ILO con l'Unione Africana, che è quello di promuovere diciamo un dialogo fra i paesi africani e quelli del Middle East, incluso il Libano, per fare in modo che insomma ci sia un dialogo a livello continentale, come per esempio il caso della regione dell'Asia. Cioè ASEAN ha comunque una piattaforma di dialogo con i paesi diciamo del Middle List, mentre insomma in Africa questo ancora stiamo cercando appunto con l'Unione Africana di fare qualcosa in modo tale che ci siano anche degli impegni a livello continentale fra appunto Africa e Middle East, sì. E poi allora a questo punto penso che ho preso già troppo tempo, e quindi i punti fondamentali appunto ecco è quello di anche fare in modo che diversi stakeholder, quindi dalle associazioni della società civile, le organizzazioni internazionali, i governi possano diciamo fare massa critica e diciamo fare in modo di promuovere insomma, i diritti di queste lavoratrici migranti. L'ultima cosa che volevo dire, cioè per quanto volevo dire che un progetto, prima volevo fare riferimento dell'AIX, molto bello, ha fatto in modo che delle returnees attraverso accesso al credito e formazione imprenditoriale avessero la possibilità. Noi abbiamo intervistato una persona, una donna ritornata dal Libano, che dopo aver subito abusi e violenze, comunque grazie a accesso al credito e formazione imprenditoriale è stata in grado di mettere su una sorta di fabbrichetta e anche di dare lavoro a altre 50 donne etiopi che erano ritornate insomma come migranti domestiche dal Libano e da altri paesi. Questa è un'esperienza fondamentale perché c'è l'accesso al credito alle
donne è fondamentale, soprattutto in paesi dove le donne, diciamo, sono discriminate a livello di garanzie da poter dare alle banche perché non hanno accesso alla terra, insomma tutta una serie di cose. Quindi va bene, vanno bene i progettini piccoli dove cioè, si dà un po' di, diciamo, una somma, però accesso al credito, cioè a un credito significativo, può fare veramente anche tanto per quelle che ritornano, per avere poi delle possibilità, insomma, di non solo sostenere se stesse e la propria famiglia, ma anche, insomma, altri lavoratori. Grazie. Grazie a te, Silvia. Grazie per il tuo intervento e sicuramente diciamo, il tema del rientro in modo dignitoso ed efficace, che non sia semplicemente una pausa tra un rientro e una ripartenza, ma che sia un'opportunità per ricominciare una vita diversa e quindi anche con tutte le possibilità che il rientro accompagnato può essere, e lo aveva toccato anche Emilio Ciarlo, è un elemento importante. Sicuramente gli accordi bilaterali tra governi sono un elemento fondamentale di questo percorso, poi però c'è anche tutto l'elemento della spinta dal basso. E qui vorrei dare la parola alla dottoressa Wendy Galarzia, dirigente della FILCAMS della CGL, la Federazione Italiana dei Lavoratori del Commercio, Turismo e Servizio. Wendy rappresenta la FILCAMS anche nel comitato esecutivo di IDWF, cioè la Federazione Internazionale delle Lavoratrici Domestiche, che appunto dal basso lotta per i diritti delle lavoratrici domestiche nel mondo. Wendy è originaria dell'Ecuador, dove si è laureata in economia all'Università di Guayaquil e vive in Italia dal 2000. A lei chiediamo di approfondire appunto il ruolo di IDWF e la lotta che porta avanti per difendere le lavoratrici domestiche nel mondo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Devo ringraziare grandemente gli organizzatori di questo momento, la dettagliata e precisa informazione data da Anna Ferro, perché questo progetto, come dicevo quando ancora eravamo offline, mi ha permesso e permetterà a tanti altri che lo leggeranno di capire il mondo dell'immigrazione delle lavoratrici domestiche, che non è un mondo asettico delle altre problematiche della migrazione. Noi come IDWF, perché inizio dalla fine per arrivare a quello che succede in Italia, noi come IDWF, come dicevi te Attilio, è un mondo che inizia dal basso, è un empowerment dal basso verso l'alto, un empowerment che ha permesso che donne da tutto il mondo, che inizialmente erano in una rete perché non c'era un sindacato, non c'era un marco giuridico, siano andati a bussare e a chiedere all'ILO una normativa, un quadro giuridico che garantisce diritti e tutela in maniera globale, di maniera globale. Questo ci ha permesso sì che tutela e garanzie in tutto il mondo, passando dall'Italia, arrivando a altri paesi, ci permettano di esigere una normativa, dei diritti. Normativa che adesso l'ho chiamata questa la settimana la C189, la settimana della C189, perché il 16 abbiamo la data in cui è stata firmata la convenzione ILO con le sue raccomandazioni. È stata una data principale, primordiale, importantissima, perché ha accesso una luce su questo lavoro, una luce su tutte le criticità, le problematiche, mi viene da dire anche delle opportunità, perché per deformazione professionale io prima vedo i numeri e poi le altre cose. Quindi abbiamo parlato delle rimesse dei lavoratori domestici ai propri paesi di origine. Sono tantissime, sono tanti soldi, in qualche paese sono anche un pezzo fondamentale del PIL delle proprie nazioni, oltre a creare ricchezza che spesso non viene nominata nei paesi in cui sono, perché ricchezza è ricchezza dal punto di vista anche del genere femminile, perché se io ho a casa una persona che si occupa delle vicende di casa, dei figli, degli anziani, quella donna va a lavorare e guadagnerà e creerà PIL in quel paese, nel suo paese. Quindi è una vicenda femminile che crea ricchezza in entrambe le parti.
E questa è la spinta dal basso, una spinta forte, una spinta che fa sì che si parli la stessa, che si condivida la stessa idea in tutte le lingue. Purtroppo nel tema in cui ci stiamo occupando, lì non c'è un marco giuridico, non c'è un marco di protezione né nazionale né internazionale per le lavoratrici. Abbiamo assistito a temi e a notizie davvero crudeli, sia dal punto di vista fisico che psicologico, da commesse verso le lavoratrici che sono indegne di un popolo che si ritiene un popolo civile, un popolo educato, colto, non so come dire, come dirlo. Abbiamo assistito a torture, a sevizie psicologiche, fisiche e quant'altro, oltre a tutto il sistema kafala che spesso è un sistema denigratorio, oltre che un sistema che ti toglie i soldi, perché il sistema kafala fa sì che a volte il lavoro della lavoratrice passa direttamente ai familiari senza che le lavoratrici possano fare risparmio dei propri soldi. E questo è tremendo, perché poi tu ti ritrovi a tornare a casa nel tuo paese per XY motivo, ma tu non hai i soldi tuoi, perché magari la famiglia che ha speso i soldi diversamente, ci è tenuta a spendere i soldi diversamente, ma tu non hai le tue risorse, risorse di un lavoro che lo hai fatto tu, lo hai subito tu, cioè è tosta. Io mi sono incentrata in questo momento, seguendo le linee guida di Anna nel suo bellissimo rapporto, nelle analogie che ci sono tra quel che succede da quella parte del mondo che ci sembra terribile e ciò che succede, perché succede nei nostri paesi, nel nostro paese e nella migrazione che c'è in Italia. Un modello di migrazione così potente, così preponderante come quello che succede tra Etiopia e Libano, noi lo potremmo paragonare a ciò che succede con l'Europa dell'Est e in Italia, che è un sistema preponderante, io lo chiamo anche un sistema di intermittenza ed scambio, perché molti membri della stessa famiglia si scambiano con una stagionalità fatta da loro lo stesso posto di lavoro. E vanno, torno, vengono persone che negli arco degli anni, con un progetto migratorio ragionato o non, dicono: io lavoro 6 mesi, lavoro lì, non esco, accumulo dei soldi e poi parto. Ma quelle stare 6 mesi di continuo senza uscire, senza niente, ha creato ciò che si chiama, voi sicuramente lo sapete, la sindrome Italia per molte donne dell'Europa dell'Est, che a un certo punto, dopo tutta la pressione, tutto il disagio, le problematiche e a volte la non formazione per svolgere un lavoro del genere, ha creato delle fratture psicologiche, oltre al fatto che molte sono affette dalla sindrome del burnout, perché oramai sono sfinite fisicamente e psicologicamente. Questo fa che noi possiamo anche dire che è un problema, è difficile e complesso, e che va affrontato e va affrontato seriamente. Il rimpatrio sicuro in patria è un'utopia, alle volte è una realtà. La cooperazione fa tanto da questo punto di vista, perché permette di avere formazione e una visione dell'insieme di come si deve rientrare in patria, perché spesso il rientro in patria è solo uno stop per poter ripartire verso altre destinazioni. Però bisogna dare anche altre visioni d'insieme per dire forse con ciò che ho acquisito nel paese dove sono, magari con le interrelazioni con altre donne, altre persone, altre cose che ho ascoltato o ho visto, posso sì farlo o riproporlo nel mio paese, ma non ho i soldi. Quindi benvenga da quel punto di vista. Il sistema kafala, noi abbiamo il caporalato, ma che è molto più evidente dal punto di vista nel mondo dell'agricoltura, ma esiste un pseudo caporalato anche nel mondo del lavoro domestico. Esiste come? È fatto di piccole, minime, microcriminalità che
e danno i soldi per il viaggio, i documenti, il primo impiego in Italia, un luogo dove stare, quindi esiste. Non è così preponderante, non è così evidente perché c'è un marco giuridico in questo paese che lo impedisce, e lì è dove il sindacato fa la mission del sindacato, in questo devo dire della Fincan, fa la informazione a tappeto su tutto il territorio dicendo alle lavoratrici che c'è un sindacato, c'è un contratto, ci sono delle leggi da rispettare e che ci sono i diritti fondamentali per tutte. Quindi è fondamentale, e molte escono da questo sistema acquisendo queste informazioni. I corridoi migratori, noi abbiamo i corridoi migratori, quelli più corposi, più preponderanti, sono quelli dell'Europa dell'Est, seguiti da quelli delle Filippine, il Perù e l'Ecuador. Questi sono dati che li hanno raccolto l'osservatorio Domina del lavoro domestico. Ovviamente sono dati pregressi, prima della pandemia, ma queste sono le quattro etnie più preponderanti che esistono, che convivono nel mondo del lavoro domestico in Italia. Successivamente la femminilizzazione dei flussi migratori è dettata da tante condizioni, soprattutto in Africa è data anche del fatto della discriminazione a livello sociale delle donne. C'è anche le grabbing, che è ciò che toglie le terre alle donne vedove. Togliere le terre alle donne vedove, le donne non possono possedere le terre, quindi se tu non hai una terra con la quale fai del coltivo e mangi, per forza devi migrare. E in un primo step una migrazione a livello del rurale alla città, e poi in un secondo step trovi le vie per uscire fuori del paese, una migrazione internazionale. L'emigrazione, uno migra anche per fuggire dai matrimoni forzati, per fuggire al sdegno sociale che la propria comunità ti dà perché hai amato qualcuno diversamente o ami fuori degli schemi che quella società ti prefissa. È per quello che le migrazioni, e anche perché a un certo punto anche nei paesi meno sviluppati le donne si sono emancipate anche al proprio rischio e pericolo, mi viene da dire, hanno deciso di partire per crearsi un futuro diverso da quello che le veniva prefissato nella propria cultura. La dimensione delle rimesse è tantissima. Noi, io vi faccio l'esempio di queste quattro nazionalità che sono quelle più preponderanti in Italia, e noi parliamo delle rimesse tipo delle lavoratrici moldave che mandano, che rappresentano il PIL in Moldavia, sono il 21% del PIL della Moldavia. Poi l'Ucraina è il 12%, le Filippine è il 1,86%, cioè sono rimesse fortissime. Nel 2018, data di questo rapporto, si parlava che le rimesse fatte delle lavoratrici domestiche pro capite di tutte le nazionalità ai propri paesi di origine era 1 miliardo di euro. Cioè 2.000 euro pro capite per ogni lavoratrice, è tanto, sono tanti soldi. E a quel punto, visto che quando si trova il colpevole nelle frodi finanziarie si devono seguire i soldi, per avere i diritti e esigere i diritti delle lavoratrici domestiche, possiamo utilizzare la stessa logica? Le lavoratrici portano soldi, creano soldi nel paese dove sono, chiediamo ai paesi di origine di approcciarsi a rapporti bilaterali per garantire tutele e diritto alle lavoratrici, alle proprie cittadine, mi viene da dire, perché queste, a tutti gli effetti, queste lavoratrici, queste donne sono ancora cittadine di quel paese dove mandano di soldi, è un paese nel quale creano richiesta, quindi potremmo approcciarla da quel punto di vista, sempre per deformazione professionale della sottoscritta. La partenza del progetto migratorio è variegato, sono strettamente relazionate alla femminilizzazione dei gruppi dei migratori, è così che funziona, è così che sta accadendo. La nostra spinta verso l'alto da parte dei IDWF e direttamente dalla Filcams è la seguente, è di creare
conoscenza dei diritti, delle norme, delle leggi, dei racconti fatti da persona a persona, mi viene anche da dire da donna a donna, dicendo esistono i diritti, esistono le leggi, c'è un marco giuridico internazionale. Nei paesi che non hanno ratificato ancora la C189 come l'Italia, noi facciamo come cassa di risonanza per dire va ratificata, la dovete ratificare, se fa pressione, se condivide. Quindi è fondamentale da quel punto di vista. L'esperienza migratoria è soggettiva a ogni soggetto, è difficile per tanti, è difficile per molti, ma sono esperienze che ognuno le inserisce nel proprio bagaglio. Il ruolo della cooperazione internazionale, come ho detto prima, è fondamentale. Noi come IDVF, da quel punto di vista, non essendo cooperazione internazionale, ma essendo un organismo internazionale, globale, con una spinta forte, fatta da donne, per le donne, tipo Myrtle Wivoy, che molti di voi conoscerete, se no vi invito ad andare a vedere la sua biografia, hanno creato cambiamenti che vanno dall'apartheid e tante altre questioni. È fondamentale che le donne raccontino ciò che succede, e come poter modificare, cambiare il mondo dell'emigrazione. Noi come IDVF e anche come Filcamps nel territorio italiano si fanno anche tramite gli enti bilaterali, facciamo dei corsi di formazione, perché i nostri corsi di formazione hanno temi molto, al di là dei temi sindacali, hanno anche temi molto specifici: alimentazione, cura del malato, cura della casa, perché veniamo da culture diverse, con abitudini diverse, che spesso creano disagio, confronto e criticità con le culture dove arriviamo. L'obiettivo della formazione è anche bypassare queste criticità. E questo è, IDVF lo fa anche in tutto il mondo. Linealmente il programma di formazione è uguale per tutti, più o meno. E la formazione va data, e credo fondamentalmente che questa formazione sia il modo di creare una comunità virtuale, una famiglia allargata che crea e che fa sì che le lavoratrici domestiche continuino a rivendicare i propri diritti. Due punti fondamentali che sono stati trascurati, al mio avviso, o che magari saranno studio di un altro progetto, sono le famiglie transnazionali e gli orfani bianchi, perché sono due questioni che noi spesso dimentichiamo, ma le donne migranti, per ogni donna migrante spesso c'è una famiglia transnazionale, prima o poi, che arriva nel paese di origine, e c'è un orfano bianco che è rimasto a casa senza la propria famiglia. Quindi credo che dovremo cominciare a pensare anche su questa ottica. Io vi ringrazio per questo spazio, vi chiedo di andare a visitare la pagina dei IDVF, nella quale potete trovare tutte le nostre informazioni, anche il progetto che IDVF ha, di solidarietà, che IDVF ha stabilito per poter sopperire al periodo pandemico che si sta vivendo, anche nel momento del lockdown, dove le lavoratrici domestiche non avevano un luogo dove passare la pandemia, e si è creato con questi fondi, si è permesso sì di affittare luoghi dove le lavoratrici domestiche potessero passare la pandemia, poter far sì che le lavoratrici domestiche avessero contenitori nuovi dove è acqua potabile, disinfettanti, mascherine, e alle volte anche soldi effettivi per la spesa per il proprio nutrimento. Io vi saluto, vi ringrazio per questa opportunità e continuerò ad ascoltarvi. Grazie, grazie molto Wendy, confermo appunto che la collaborazione con IDWF è fondamentale per il nostro lavoro in Etiopia e Tanzania, è un partner strategico importantissimo, e grazie per il lavoro che fate, che state facendo. Vorrei anche sottolineare un elemento che fra i tanti che hai sollevato,
che è quello del doppio sfruttamento, come tu l'hai chiamato, dalla famiglia in cui la lavoratrice lavora, ma anche dalla famiglia di origine, che utilizza la gran parte delle rimesse, e alla lavoratrice domestica spesso non resta altra scelta che continuare a lavorare, continuare a migrare, perché l'impossibilità di capitalizzare i sacrifici del proprio lavoro impediscono anche di creare uno sviluppo per sé e per il proprio paese in un ciclo continuo di utilizzo e di sfruttamento anche del loro lavoro. Grazie per questo, e passerei la parola adesso a Paola Alvarez per l'ultimo intervento di questa tavola rotonda. Paola Alvarez dell'ufficio delle migrazioni internazionali di Roma, dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni a Roma, dove si occupa di progettualità nel settore della cooperazione internazionale con sviluppo, soprattutto nell'area mediterranea. Anche se IOM non svolge un lavoro di primo piano nel settore delle lavoratrici domestiche, come abbiamo parlato prima di ILO, svolge un ruolo centralissimo quando l'esperienza migratoria fallisce e diventa un incubo. Lo abbiamo visto in questi mesi di epidemia di Covid, dove il ruolo di IOM nell'accompagnare le situazioni che si sono create nei paesi è stato importante e fondamentale. Quindi lascio la parola alla dottoressa Alvarez e grazie per la tua presenza. Grazie mille, vorrei ringraziare al CESPI per questo invito. Sono molto contenta di essere in questa tavola rotonda insieme agli altri relatori, colleghi, e grazie ai partecipanti per ascoltarci. È sempre difficile essere l'ultimo a parlare, perché sono state affrontate tante dinamiche, tante questioni molto importanti, però vorrei anche aggiungere alcuni elementi riguardo l'importanza delle migrazioni e l'inclusione dei migranti in generale in tutte le politiche di settore. Il genere, gli aspetti di genere incidono significativamente ovviamente sulle motivazioni per migrare, chi migra, dove, in quale condizioni, a quali rete ci si affida, le opportunità che si presentano, anche le risorse di cui si può fare leva, e anche come si costruiscono i rapporti con le nuove comunità di appartenenza e i rapporti che si mantengono con le comunità di origine. Lo studio dimostra anche la difficoltà per poter proteggere e coinvolgere in questi sforzi di protezione e di assistenza ai datori di lavoro delle lavoratrici domestiche, non solo perché il lavoro domestico è denigrato e non è configurato come una questione attribuita al genere femminile, e non si valorizza né il lavoro non remunerato né quello remunerato, e anche perché si svolge nella sfera privata delle case. Questo fa sì che i migranti che sono impiegati in questo settore siano invisibili in qualche modo e sia più difficile raggiungerli, e siano più a rischio anche di maltrattamento e di sfruttamento. Riconoscendo questa complessità, OIM da sempre nelle sue attività integra sistematicamente delle considerazioni sugli aspetti di genere in tutte le attività, e lavora anche per promuovere delle politiche, delle prassi sull'uguaglianza di genere, l'empowerment femminile in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5, compreso il target 5.4, il cui obiettivo è giustamente di valorizzare il lavoro domestico non remunerato. Questo però richiede alcuni passaggi fondamentali. Uno è conoscere le sfide specifiche che affrontano le donne e le bambine in diversi contesti migratori. Studi come questo che ha svolto il CESPI è fondamentale per poter programmare delle attività specifiche e contrastare questi rischi e vulnerabilità che affrontano queste donne. E un'altra cosa è anche importante in questi studi riconoscere le opportunità e le risorse di cui dispongono. I migranti a volte sono viste come persone passive più che come agenti di resilienza e di cambiamento, e quindi credo che sia importante segnalare che, pur essendo in condizione di vulnerabilità,
c'è sempre una resilienza che deve essere potenzializzata e valorizzata. Un'altra questione che è importante sono comprendere e agire sulle prassi discriminatorie che influenzano sia le decisioni che loro possono prendere, sia le loro capacità di azione e, come dicevo, la resilienza e sviluppare azioni di empowerment. Lo studio anche segnala l'importanza di agire a diversi livelli, in questo senso si trova molto in linea con la strutturazione delle attività di IOM in materia di protezione e di assistenza, perché il modello di IOM è un modello olistico ecologico che riconosce che gli individui sono parte dei sistemi sociali più ampi e quindi è volto ad agire a diversi livelli, individuale, familiare, di comunità e strutturale, con alcuni aspetti che sono trasversali. Uno è fondamentale: la ricerca, la raccolta dati e l'analisi. Questo studio, come dicevo, è molto importante perché fornisce elementi qualitativi. IOM ha anche sistemi di raccolta dati e di ricerca molto articolati a livello anche quantitativo, per esempio il Displacement Tracking Matrix, che è un sistema di raccolta dati primario, no? On the ground, nel terreno, per conoscere queste dinamiche e flussi migratori. IOM ha anche un centro globale di analisi dei dati sulla migrazione basato a Berlino, il GMDAC. Abbiamo un sistema interno di gestione dell'informazione su case management che si chiama Mimosa e contribuiamo anche a, per esempio, il Counter Trafficking Data Collaborative, che è la prima database a livello mondiale sulla tratta. Un altro aspetto trasversale credo sia l'assistenza diretta agli individui e alle famiglie. Lo studio sottolinea l'importanza fondamentale dell'orientamento prepartenza e dell'informazione, però segnala anche che, per esempio, l'importanza della prossimità, della fiducia, della conoscenza diretta e della reputazione degli agenti, degli intermediari regolari è molto importante e incide anche in come le informazioni si veicolano. Io credo che, conoscendo queste dinamiche, sarebbe importante anche programmare delle attività che rispondano a questi criteri di fiducia, di prossimità, di informazione, di diffusione dell'informazione a livello capillare e che sia non solo informazione sui rischi della migrazione irregolare, ma anche sulle alternative e le opportunità di migrazione regolare. Che siano informazioni ovviamente sui costi, servizi e anche per esempio servizi di assistenza disponibili. IOM conta con molti centri di, si chiamano Migrant Resource Centers, in diversi punti lungo la traiettoria dall'Etiopia, per esempio nel Corno d'Africa, fino allo Yemen, all'Arabia Saudita, soprattutto per i migranti che vengono dal Corno d'Africa in quella regione. Un altro aspetto sono le rimesse, le rimesse sono un aspetto che sono state già discusse dagli altri relatori. Io credo che è importante, sì certo, le rimesse costituiscono una fonte complementare di risorse per le persone che le ricevono, però lo studio ci fa anche capire che non sempre consentono l'indipendenza e l'emancipazione. La pandemia ci ha anche ricordato l'importanza, non solo in termini economici delle rimesse, ma anche i sacrifici che fanno i lavoratori per poter risparmiare queste risorse e mandarle a casa. I migranti nel settore della cura, in effetti, da una parte sono considerati lavoratori essenziali, dall'altra però sono stati tra i più colpiti per queste crisi intrecciate durante la pandemia, la crisi sanitaria, la crisi di protezione, la crisi socio-economica. Molti migranti hanno un accesso limitato ai servizi sanitari a causa di barriere amministrative, fisiche, culturali o linguistiche e sono più esposti al rischio di contagio anche per l'impossibilità di seguire delle misure di prevenzione e di sicurezza, soprattutto nei casi del sovraffollamento, per esempio. Nei centri o nei dormitori, in alcuni casi, o anche in centri di detenzione.
Quindi l'OIM, per esempio, in questo caso guarda le rimesse attraverso una lente molto più ampia e, come dire, integrata. Non solo guarda gli aspetti finanziari come l'inclusione finanziaria, la bancarizzazione, la diffusione di informazioni trasparente sul costo dell'invio delle rimesse, ma anche alle condizioni in cui vengono risparmiate queste rimesse, quindi il reclutamento etico, il lavoro decente, anche l'integrazione e la partecipazione dei migranti nelle società. E dall'altro canto guarda anche a come vengono utilizzate queste rimesse. Certamente sono molto utili per migliorare le condizioni di vita, avere accesso alla salute o all'educazione, però non possono e non devono sostituirsi alla responsabilità degli stati di fornire servizi di qualità per tutti. E in questo senso credo sia opportuno ricordare che gli approcci sulle rimesse che semplificano e vedono attraverso una lente econometrica le rimesse rischiano di dimenticare che ci sono costi sociali anche di queste rimesse. Le rimesse, per esempio, non vengono distribuite in maniera equa all'interno delle famiglie, anche per questione di genere. Le catene di cura che ha menzionato anche Wendy sono importantissime, si formano per esempio sulla base della disparità di genere, ma anche all'interno delle stesse categorie di genere, e i costi sociali, per esempio, delle rimesse anche per quanto riguarda gli effetti sui figli lasciati indietro e il distant parenting sono questioni a cui dobbiamo anche guardare per una risposta complessiva. Credo anche sia opportuno ricordare quanto è importante inserire delle considerazioni sulla migrazione nelle politiche settoriali che alla fine esprimono, per esempio, i diversi obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi avere una visione della migrazione, della gestione della migrazione che sia whole of government, perché riguarda diversi ministeri, diverse istituzioni, e considerare che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dipende anche da quanto i diritti fondamentali dei migranti siano e le libertà individuali dei migranti siano garantiti, e allo stesso tempo quanto la capacità di agire dei migranti può contribuire a favorire cambiamenti strutturali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Un altro aspetto, credo, trasversale è il rafforzamento delle competenze e delle capacità di tutti gli interlocutori a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. Si è parlato un po' del ruolo delle agenti del reclutamento, degli intermediari, è molto importante. Alla fine del 2020 c'erano 260.000 più o meno agenzie di reclutamento privato a livello mondiale. Il Global Compact, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, l'obiettivo numero 6 riguarda o sottolinea l'importanza del reclutamento etico e del lavoro decente, e l'obiettivo numero 10 l'eliminazione della tratta. Queste agenzie sono importantissime perché non solo determinano l'esperienza migratoria delle lavoratrici domestiche, ma possono essere anche agenti per contrastare proprio quelle sfide con un supporto e con un accompagnamento da parte delle istituzioni e degli altri attori come le agenzie o l'organizzazione internazionale. In questo senso IOM ha sviluppato delle linee guida per gli intermediari sul reclutamento etico, il lavoro decente, l'accesso ai meccanismi di riparazione sulla base degli standard internazionali, tra cui la Convenzione dei lavoratori domestici C189, la raccomandazione 201. Le linee guida però derivano anche dei principi del sistema internazionale di integrità del reclutamento, in inglese IRIS, che è stato sviluppato da IOM, e analizzano non solo i rischi a cui sono esposti i lavoratori domestici, i migranti, ma offrono anche esempi di buone pratiche nell'ambito dell'industria del reclutamento dei lavoratori domestici. Per quanto riguarda la reintegrazione, anche qui la visione integrata è molto importante. La reintegrazione deve assicurare le condizioni di vita dignitose sia per i migranti di ritorno che per le comunità,
E in questo senso credo, ringrazio anche la cooperazione italiana che ha lavorato molto in questo aspetto, finanziando delle attività per rafforzare la resilienza delle comunità, l'imprenditoria, l'inserimento sociolavorativo, le campagne informative sui rischi della migrazione, ma anche diciamo, ha rafforzato il ruolo della diaspora nei progetti di co-sviluppo, anche sulla base di queste considerazioni più ampie favorire uno sviluppo delle comunità e non solo cioè allargare la visione della reintegrazione dall'individuo alle comunità e a favorire questi processi strutturali di cambiamento. E questo approccio integrato richiede sicuramente la collaborazione di tutti gli attori in Call of Society Approach. Per quanto riguarda la collaborazione internazionale, come hanno già sottolineato, il Global Compact offre un quadro per favorire o facilitare la collaborazione in questo senso, ma ci sono anche meccanismi di dialogo come l'Abu Dhabi Dialogue che sarebbe utile ricordare per un'advocacy e un'azione per favorire sempre di più la collaborazione in materia di gestione migratoria. Grazie. Grazie molte Paola per il tuo intervento e mi sembra che è importante riprendere fra le tante spunti che hai dato il tema, appunto, aver ripreso il tema delle agenzie di impiego che mi sembra giochino un ruolo cruciale in un fenomeno migratorio di qualità e quindi anche devono essere al centro dell'attenzione sia in termini di legalizzazione dei fenomeni migratori, ma anche in termini di potenziamento e di rafforzamento. C'era semplicemente una richiesta da uno dei panelisti, dei partecipanti, di sapere dove si trova lo studio che di IOM a cui hai fatto riferimento. Magari forse puoi mettere il link nella chat perché così poi chi vuole può andarlo a vedere. Direi che il tempo incalza, quindi magari dobbiamo anche sacrificare un po' lo spazio per dibattito e discussioni per poter poi procedere, diciamo, a stringere un po' le conclusioni della giornata di oggi. Mi sembra a questo punto importante dare la parola per un intervento, diciamo, non solo conclusivo, ma anche per raccogliere un po' gli spunti al consigliere d'ambasciata Giuliana Del Papa, che qui rappresenta la DGCS del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, nel quale svolge il ruolo di responsabile dell'ufficio dell'Ufficio per l'Emergenza e gli Interventi Umanitari. Ma diciamo che quello che ci interesserebbe anche capire un attimino dalla consigliere del Papa e anche gli elementi che possono essere emersi da oggi, dal dibattito di oggi, in relazione alla revisione, al percorso di revisione delle linee strategiche sul tema migratorio e cooperazione, sviluppo e migrazione, del collegamento tra cooperazione, sviluppo e migrazione, perché appunto la DGCS svolge un ruolo chiave nella revisione delle linee guida e quindi ci interessa anche capire se dal dibattito di oggi possono essere emersi elementi che possono contribuire alla ripensamento e revisione di queste linee guida sul tema migratorio. Quindi lascerei la parola al consigliere del Papa per un intervento, diciamo, conclusivo della tavola rotonda. Grazie. Grazie dottor Ascani e grazie a Daniele Figeri e al CESPI per l'invito a questo dibattito veramente molto interessante. Come lei ha detto, sono attualmente a capo dell'Ufficio Interventi di Emergenza e Questioni Umanitarie della DGCS, da pochi mesi peraltro, e questo non è un tema che rientra strettamente nelle competenze del nostro ufficio. Mi è stato chiesto di partecipare essenzialmente perché ho prestato servizio in Etiopia all'ambasciata d'Italia di Addis Abeba per 3 anni, dal 2012 al 2015, e ho avuto modo di occuparmi, per quanto diciamo dalla prospettiva dell'ambasciata, di questo fenomeno già in quegli anni.
E credo che lo studio, insomma, è già stato detto veramente tutto dal dibattito di oggi, credo che lo studio tocchi alcuni dei punti fondamentali della questione. A partire direi forse dai numeri, ecco, mi ha molto così ha colpito la mia mente queste frasi in cui si dice che appunto il fenomeno migratorio è forse uno dei pochissimi dove registriamo quasi una parità di genere, siamo al 48% di donne, e non a caso si dice letteralmente che però diciamo la discriminazione di genere è un fattore costitutivo proprio degli stessi flussi migratori in questo senso. Quindi le due cose vanno insieme. E si tratta quindi appunto non di un tema in cui la dimensione di genere è fondamentale al di là della spinta economica all'immigrazione. Si è parlato della dimensione del traffico di persone, si è parlato del sistema della kafala, magari potremmo aggiungere che nell'autunno dell'anno scorso ci sono stati dei tentativi in Libano per modificare la legislazione, ci sono stati degli emendamenti presentati che non hanno trovato, che non sono passati, diciamo così, perché hanno trovato l'opposizione molto energica di tutte le agenzie di reclutamento che costituiscono proprio una potenza anche finanziaria in quel paese. Abbiamo accennato, insomma, alle difficoltà di reintegrazione. Io ricordo che di questa questione si parlò soprattutto nel 2014 e nel 2015 a seguito delle grandi ondate di deportazione di lavoratrici etiopi dall'Arabia Saudita prevalentemente. E quindi emerse in quell'occasione come diciamo, il rientro forzato di queste persone poi scaturì in tutta una serie di conseguenze anche e soprattutto psicologiche di reinserimento, che alla fine in qualche modo preclusero qualsiasi possibilità di innescare una dinamica di sviluppo, al contrario forse. Ecco, lo studio secondo me evidenzia bene anche come proprio dal 2016, non a caso, in Etiopia cambiano leggermente le cose, nel senso che comunque si approva una nuova legislazione, nel bene o nel male, diciamo, da un lato proibisce addirittura l'espatrio di alcune categorie di lavoratori verso alcuni paesi, dall'altro prevede però che il lavoro domestico debba essere oggetto anche di accordi bilaterali con alcuni di questi paesi del Golfo, essenzialmente con il Libano ancora non c'è. Quindi è proprio a seguito di quell'esperienza nasce forse una consapevolezza che prima non esisteva, nonostante il fenomeno sia, insomma, ormai decennale. E questo anche perché nella mia esperienza di 3 anni è stato forse l'unico episodio, insieme ad un altro, sempre in materia migratoria, ad aver suscitato un certo dibattito pubblico in un paese dove il dibattito pubblico anche a mezzo stampa è molto limitato, come sappiamo. Quindi, e quando arrivano questi episodi a occupare, insomma, la stampa o anche il passaparola, significa che veramente l'impatto sulla popolazione è molto molto forte, arriva anche a superare quelli che sono un po' i limiti e le barriere che il sistema prevede. Ecco, questo quindi mi porta un po' a quella che forse è la prima conclusione, e cioè l'importanza di questi studi per continuare a mettere forse sotto la lente un fenomeno che pochi conoscono, ma che ormai, diciamo così, è noto, seppur in una nicchia ristretta di persone competenti, per l'impatto che ha e per tutti i voli che avete ben messo in evidenza. Io credo che forse mi limiterei, diciamo, a 2 o 3 spunti. Naturalmente ho ben presente la richiesta di Attilio Ascani di capire in che misura le risultanze di oggi potranno avere un impatto sulle le linee guida in materia di migrazione e sviluppo. Questo va un po' al di là della mia competenza attuale, ma naturalmente mi riservo di riferire quanto è emerso oggi e di vedere come eventualmente alcuni spunti possano essere raccolti. Forse 2 o 3 questioni che secondo me sono prevalenti. La prima è quella del tema preparazione e formazione. Ho sentito che ci sono naturalmente magari visioni o sfumature diverse sull'importanza della preparazione al rischio, su quanto questo rischi di diventare un fattore di deterrenza.
A mio avviso, per quello che ho visto, rimane una componente fondamentale di tutta la questione. La preparazione al rischio, la preparazione al contesto culturale diverso, la preparazione linguistica, la vera e propria formazione professionale. Dallo studio emerge, come è stato detto, anche diciamo così, la retribuzione economica in Libano dipenda dalla nazionalità più che dalle competenze e come ci sia anche una dimensione di razzismo, se possiamo dirlo proprio in termini chiari. Immagino, è vero, io non ho vissuto in Libano, però sicuramente è vero che esiste anche un tema di competenze e di approccio al lavoro che non è uguale tra lavoratrici filippine e lavoratrici etiopi. E quindi il fattore di formazione professionale, secondo me, è molto rilevante, lo sarà sempre di più anche nella misura in cui riusciranno questi paesi a vedersi riconosciuti i diritti del lavoro, diciamo, della normativa sul lavoro libanese. Voglio dire, un domani che anche le lavoratrici domestiche etiopi potessero vedersi riconosciuti i diritti della normativa sul lavoro libanese, entrerebbero in competizione alla pari con altre lavoratrici, forse con un diverso grado di competenze, ma anche proprio di approccio al lavoro domestico, un diverso modo di presentarsi. Quindi la formazione deve rafforzarsi anche su questi aspetti, a mio avviso. Si è parlato poi della componente di advocacy sulle autorità locali, anche il dottor Ciarlo parlava appunto di, alla fine anche confrontando le nostre dotazioni economiche con le rimesse, forse questo dovrebbe spingerci a ripensare il nostro ruolo. Ecco, secondo me l'advocacy riguarda proprio anche questo. Nell'Etiopia che ho conosciuto forse non è così impossibile un ragionamento con le autorità centrali e locali sul valore delle rimesse, sulla valorizzazione di questi lavoratori, sull'importanza delle competenze. Forse fare emergere di più anche questo fenomeno, le sue conseguenze, ma anche le opportunità a tutti i livelli dello Stato etiopico, che è molto complesso, potrebbe creare una sponda anche in quelle autorità. Lo studio fa riferimento anche alla cultura patriarcale etiopica, sicuramente è stato detto da molti. Però l'Etiopia nella sua storia conosce anche esempi di contributo femminile molto rilevanti. Ecco, non c'è bisogno di andare alle imperatrici Zaudito, Taitu, ma anche nella storia più recente, nel TPLF, nella lotta contro il sistema feudale, contro l'imperatore, poi contro il Derg. Insomma, ci sono stati esempi di partecipazione femminile molto rilevante. Quindi è vero che esiste una cultura patriarcale ancora in parte feudale, ma è vero anche che forse certi spazi per una diversa partecipazione femminile non sono così inimmaginabili. Un altro dei temi sicuramente è quello del reintegro delle persone che rientrano da queste esperienze. La cooperazione italiana già lavora su questo, ci sono diversi progetti, in parte diciamo proprio per quel focus che abbiamo sulla dimensione di genere e sul colmare il gap, sicuramente prendiamo anche più in considerazione la componente femminile. Anche su questo, secondo me, il tema è molto complesso. Io appunto ho citato prima un altro episodio, sempre nella dimensione migratoria, che è successo in quegli anni, e fu quello della decapitazione di 30 etiopi in Libia, vi ricorderete, ai tempi di Daesh. Ecco. Quello che emerse in quell'occasione fu che, da uno studio del governo etiopico, fu che i fondi raccolti da queste 30 persone per arrivare in Libia superavano ampiamente, diciamo così, il capitale di una società media etiope. E il ragionamento anche all'epoca e anche un pochino dell'opinione pubblica fu: come è possibile che pur avendo accesso anche a capitali, insomma, di un certo livello, si preferisca investirli in un viaggio così rischioso, in un momento così rischioso. Però forse va tenuto presente che aprire una impresa in Etiopia non è sempre, non è solo un problema di mancanza di fondi. È una situazione sociale, politica, etnica molto complessa,
in cui anche l'esercizio di un'attività economica non è slegato insomma, dalla collocazione di ognuno all'interno di questo sistema. E quindi anche spesso anche avere a disposizione i mezzi non è condizione sufficiente per avviare un'attività economica. Forse aggiungerei un commento, abbiamo parlato del Libano, forse potremmo anche aggiungere che la situazione attuale è complicata ulteriormente non solo dal Covid, che ha privato anche molte famiglie libanesi dei mezzi poi per retribuire le lavoratrici etiope, che quindi si trovano letteralmente in mezzo alla strada, ma anche dalla svalutazione della lira libanese, con cui poi vengono retribuite queste lavoratrici. Diciamo, forse il Covid ha anche messo in evidenza come questa sia una categoria, e torniamo al tema della dimensione di genere, quindi di una doppia discriminazione, doppiamente discriminata rispetto alle altre categorie di migranti attualmente presenti in modo molto significativo in Libano. E mi riferisco ai siriani, naturalmente, ma anche ai palestinesi. E allora forse anche nell'ambito degli organismi internazionali andrebbe fatto un ragionamento, nel senso che in questa situazione così difficile in Libano si è visto che in qualche modo alla popolazione libanese si provvede nei limiti attraverso lo Stato, attraverso insomma la cooperazione internazionale, della comunità palestinese si occupa UNRWA, l'assistenza alla comunità siriana arriva prevalentemente attraverso UNHCR, questa categoria rimane invece in buona misura un po' scoperta. E ancora una volta forse il fatto che sia composta prevalentemente da donne non è un caso. Ecco. Quindi questi sono alcuni dei commenti che volevo fare. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. E Lattiglio, il microfono spento. Chiedo scusa, ma volevo ringraziare la consigliere per l'intervento, per il tempo che ci ha dedicato e per gli spunti che ha tirato fuori dalla nostra discussione. Prima di dare la parola ad Andrea per la conclusione, vorrei però leggere una domanda che è stata posta, anzi due, la domanda di Giuseppe Perrone, se ci sono iniziative volte al rimpatrio dall'Italia di persone dopo adeguata preparazione e formazione e se esistono iniziative volte a formare imprenditorialità nelle persone citate. Mi piacerebbe rispondere che esattamente sono attività che facciamo anche nel progetto di cui abbiamo parlato oggi, ma diciamo al di là di questo ovviamente non è per il rimpatrio dall'Italia dove la domanda è più specificamente posta. Vedo che Emilio Ciarlo ha già dato una risposta, ma lo vorrei invitare a dire due parole sia di risposta che eventualmente, se gradisce, di conclusioni e spunti su quanto è emerso nella giornata di oggi, anche per ringraziarlo di essere rimasto con noi finora. Emilio, se hai voglia, due minuti, tre minuti soltanto. No, ma anche un minuto, nel senso che per quanto riguarda, anche perché si fa tardi, diciamo, esatto. La risposta l'avevo già data, sì, esistono esperienze di questo tipo, di formazione in Italia pre-rimpatrio, ma sono limitate. Per quanto riguarda l'agenzia della cooperazione non è nostro compito, perché noi agiamo fuori dall'Italia, quindi agiamo più nella seconda fase quando sono già rientrati in qualche modo, e per questo io dicevo che sarebbe necessario fare un lavoro insieme al Ministero dell'Interno, che invece ha quelle competenze e per cui insieme potremmo fare questa formazione di pre-rimpatrio, specialmente anche la seconda domanda parlava della formazione, diciamo, imprenditoriale, chiamiamola così, è sicuramente un focus da curare e sarebbe interessante farlo, rafforzare, esistono esperienze, ma rafforzarle, farle in maniera sistematica, magari insieme al Ministero dell'Interno. Quindi questo è, no, ringrazio tutti voi, è stato molto interessante, ringrazio anche la consigliera del Papa per l'intervento e vi ho seguito con un piacere, grazie ancora, non voglio rubare altro tempo.
Benissimo, allora grazie a tutti gli intervenuti, ma soprattutto grazie a quanti hanno avuto il tempo e la pazienza di ascoltarci collegati a distanza, e lascerei la parola ad Andrea Stocchiero per la chiusura e le conclusioni. Andrea, prego. Sì, grazie a Tiglio, anch'io sarò breve visto che abbiamo sforato, non di molto, ma insomma 10 minuti. Innanzitutto volevo ricordare le due persone che sono stati determinanti per la redazione anche del nostro studio, che sono il professore Mufti in Libano e il dottor Buti Gutema in Etiopia, e purtroppo non sono qui con noi perché abbiamo fatto questo webinar in italiano, quindi ovviamente c'erano delle difficoltà a farli partecipare, però nei webinar precedenti hanno avuto sicuramente un ruolo centrale, e quindi per noi è stato importante come ricercatori, perché è stata un'analisi di carattere multidisciplinare per quanto possibile e trasnazionale, nel senso che l'abbiamo fatta insieme ad altri ricercatori di altri paesi, e questo è un segno anche tra virgolette di cooperazione, no? E ricordati il Mufti e Gutema, non ci sono molte cose da aggiungere, molte da ribadire, rimarcare, mi sembra inutile da questo punto di vista. Io mi sono segnato 2 o 3 cose. La prima cosa, qui insomma, io di formazione sono un economista, e quindi i miei colleghi che sono antropologi o sociologi mi hanno portato un po' alla volta in tutti questi anni a rinnegare la mia formazione da economista, e quindi mi censuro da solo e sono contrario al pensiero unico, al riduzionismo, eccetera, eccetera, come avevo detto prima. Però mi perdonerete se ritorno a essere un economista greve. E voglio fare riferimento a un termine che alcuni miei colleghi insomma mi contestano molte volte, però nella letteratura insomma scientifica si ritrova, ed è quello dell'industria migratoria. Concepire le migrazioni anche da un punto di vista proprio di industria, perché da questo punto di vista esistono paesi nel mondo che hanno fatto delle migrazioni una vera e propria industria. Allora, da questo punto di vista, ovviamente concependo un'industria che è fondata su diritti, tutele di diritti, obiettivi dello sviluppo sostenibile, lavoro dignitoso, eccetera, eccetera. Penso che dal punto di vista dell'Etiopia le migrazioni rappresentano un'industria poco alimentata, poco tutelata, e che potrebbe dare luogo a una moltiplicazione di risorse rispetto a quello che c'è già. Il dato delle 384 milioni di euro dal Libano all'Etiopia è un calcolo nostro, non viene dalla Banca Mondiale, viene da altri, perché abbiamo avuto la possibilità insomma di fare una stima che mostra la grande importanza, no, delle migrazioni per la generazione di risorse finanziarie. Ora immaginiamo se questa industria fosse veramente tutelata. Potrebbero moltiplicare benissimo per 3 queste risorse, no? E potrebbero avere degli impatti ancora più importanti per lo sviluppo del paese di origine, come è il caso dell'Etiopia. Quindi mi sento di sottolineare che rispetto a quelle che sono un po' le mode, no, di cui anche la cooperazione allo sviluppo alle volte insomma fa parte, che accennava Emilio Ciarlo a tutto il discorso sulle root causes, benissimo che si vada al di là di questo approccio, benissimo che si parli di migrazioni sostenibile. A mio parere si sta ragionando ancora poco proprio sulla migrazione circolare, cioè l'esempio delle migrazioni dall'Etiopia al Libano ci mostrano come queste donne, per le diverse condizioni e anche per
un'esigenza di empowerment, ancorché frustrata molte volte, concepiscono la migrazione come un investimento personale e non di breve periodo, di lungo periodo, magari non lineare, come ci diceva Aurora Massa, però ormai fa parte profondamente della cultura etiope. Concepire le migrazioni come una possibilità alla portata di tutti, no? E esiste un sistema migratorio molto diffuso in Etiopia, al di là poi delle analisi, delle statistiche, da quali stati della Federazione Etiope ci si muove di più o meno, ma è veramente trasversale e diffusissimo il sistema migratorio. Allora, far sì che questo sistema riduca per quanto possibile l'irregolarità e i costi della migrazione per diventare veramente una opportunità di emancipazione e sviluppo per se stessi, per la propria famiglia, penso sia la sfida forse più importante, piuttosto che seguire le idee di root causes o del ritorno e reintegrazione, perché devono ritornare e rimanere e non migrare più. Avere un approccio insomma più aperto da questo punto di vista, e rispetto a quello che si sta investendo come cooperazione, la migrazione circolare è sicuramente dove si sta investendo di meno. Anche a livello europeo abbiamo seguito la cooperazione europea, per esempio European Trust Fund sull'emergenza in Africa e sulle migrazioni regolari e su circolazione migratorie, e dove si spende di meno. Ovviamente ci sono delle impostazioni politiche che vanno in quella direzione, però io penso come Italia, come cooperazione allo sviluppo, direzione generale, una riflessione su questo è importante, anche perché è quello che chiedono i nostri paesi partner. E l'ultima cosa che volevo accennare è informare Emilio Ciarlo che una settimana fa abbiamo avuto un dialogo con la viceministra Sereni su queste cose, e lei, insomma, in un webinar pubblico si è detta molto interessata e spero anche impegnata prossimamente nel riportare l'Italia nell'alveo della comunità internazionale, e per quanto riguarda in particolare la firma del Global Compact su Migration. Quindi insomma speriamo che si vada avanti su questa strada qui, di modo che l'Italia, rispetto in particolare all'Etiopia e al Libano, possa mostrarsi come un paese partner impegnato proprio sulle migrazioni regolari, sicure, dignitose e che tutelano i diritti, in particolare dei gruppi vulnerabili come sono le donne migranti e le lavoratrici domestiche in questo caso. Quindi vi ringrazio molto per aver partecipato a questo seminario. Il nostro studio può essere scaricato dal nostro sito speriamo di rivederci in un'altra occasione per proseguire queste riflessioni e per far sì che la cooperazione e lo sviluppo italiana diventi ancora più significativa rispetto a questi temi. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie mille.